Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stellitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Nove presenti. Sono presenti 9 consiglieri, quindi il numero locale non c'è. Tra mezz'ora, alle ore 15, faremo il secondo appello. Grazie. Ma che c'era uno al giorno di mozione articolo 58? Allora, nomino quali scrutatori della seduta i consiglieri Laddaca, Caccamo, Lanotte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula se non previa comunicazione al tavolo della presidenza. Grazie. Allora. Allora, siamo a te. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni, Luigi Petroselli. Allora, chi è che presenta l'atto della commissione o della giunta? Ma l'assessore dell'Illo mi ha mandato una comunicazione che non può essere presente al consiglio. Allora, procediamo alla discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ripeto, questa è una ratifica degli eletti nel Centro Sociale Anziani Luigi Petroselli. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, nessuno interviene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, ripeto, nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni. Chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario, chi si astiene? Allora, approvato con 10 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, quindi l'atto è approvato. L'atto è approvato, grazie. Allora, passiamo al... Scusate... Scusate. Allora, punto numero 2. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta iniziativa consiliare
a firma del consigliere Corsetti, regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. Vedo il presidente della commissione commercio è presente, quindi se può illustrare l'atto, grazie. Buonasera presidente, consiglieri, buonasera a tutti. Questa proposta di deliberazione che ci perviene dal Campidoglio a firma del consigliere Corsetti apporta delle modifiche appunto alla delibera 35 regolamento sulle attività commerciali su aree pubbliche, ormai datata, infatti risale al 6 febbraio 2006. Propone diverse novità, devo dire molto interessanti, tra le quali vado in ordine in base agli articoli. La prima è l'introduzione dei servizi telematici, dell'utilizzo dei canali telematici per la presentazione di istanze, atti e comunicazioni e l'utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio di informazioni tra l'amministrazione pubblica e l'esercente. Quindi questa è una novità tra le più importanti introdotte da questa delibera. Questo utilizzo dei canali telematici riguarda anche il pagamento dei canoni, delle sanzioni, dei diritti di istruttoria tutto ciò che riguarda lo scambio appunto di informazioni tra la pubblica amministrazione e gli esercenti. Un secondo punto importante che viene introdotto è appunto l'istituzione di una carta dei titoli e di un foglio aggiuntivo che elencano su questi documenti tutte le autorizzazioni rilasciate alle esercenze per lo svolgimento di attività e tutti gli elementi identificativi dell'operatore. Questi documenti sono molto utili all'amministrazione pubblica per avere un quadro preciso e chiaro della situazione di ciascun operatore. Un'altra cosa importante che viene introdotta è la necessità della presentazione della documentazione antimafia nel momento in cui si chiede un'autorizzazione. Inoltre per quanto riguarda per esempio i mercati in sede propria viene introdotta la possibilità di creare aree sociali con l'allestimento di arredi tipo sedie, tavoli che possono essere anche utilizzati per la consumazione dei prodotti che vengono venduti all'interno dei mercati stessi. Quindi a questo proposito tutto questo viene fatto per cercare di rilanciare quella che è la situazione dei mercati del nostro territorio, del territorio di Roma capitale in generale, situazione che è abbastanza sofferente. Noi vediamo infatti in diversi mercati nei quali ormai i posteggi ogni anno si riducono sempre più, per cui hanno bisogno, se vogliamo supportare questa attività e non vogliamo lasciare il commercio solo in mano ai grandi centri commerciali, dobbiamo cercare di rilanciare questa attività dei mercati rionali che comunque sono importanti per il territorio, cercando di trovare soluzioni che attirino clienti all'interno degli stessi. Per questo motivo nella Commissione Commercio, che ha valutato puntualmente ogni articolo proposto da questa deliberazione, ha introdotto un allargamento degli orari di apertura dei posteggi all'interno dei mercati. Questo regolamento infatti indica come orario di apertura la fascia oraria compresa tra le 7 e le 20. Ma la Commissione Commercio ha pensato che se è vero che noi possiamo dare con questo regolamento la possibilità di far consumare i prodotti che vengono venduti all'interno del mercato, dobbiamo anche permettere alla clientela di poter accedere al mercato in orari abbastanza compatibili con le attività lavorative. Noi abbiamo pensato soprattutto al periodo estivo in cui diciamo che la gente esce di casa al ritorno dal lavoro in un orario che non può essere limitato alle 20 e per questo abbiamo proposto di allargare questo orario fino alle 22:30. Un'altra novità introdotta, per esempio, l'utilizzo della scia
che viene, può essere utilizzata per il subingresso nella titolarità dei posteggi o per la reintestazione dell'autorizzazione concessione, scia che poi prevede chiaramente dei controlli in merito a quanto viene dichiarato dall'operatore. Dunque, poi sono stati introdotti da questo regolamento nuovi criteri per i bandi pubblici, proprio per cercare di riempire di nuovo questi mercati in sofferenza che, come dicevo prima, ogni anno vedono ridursi il numero dei posteggi al loro interno, vengono introdotti questi nuovi criteri. Ma sia la Commissione Commercio sia la Giunta ha condiviso un nuovo modo di dare possibilità agli operatori di entrare all'interno di questi mercati. Il modo che si è pensato di introdurre è quello di concedere questi posteggi agli operatori che ne facciano richiesta, chiaramente che ne abbiano i requisiti, previa pubblicazione di queste richieste che pervengono alla pubblica amministrazione, pubblicazione sul sito istituzionale del comune, sull'albo pretorio municipale, oppure anche pubblicizzarle attraverso locandine da affiggere anche nei mercati e comunque dando la massima pubblicità possibile. Questo perché? Per permettere a coloro che eventualmente fossero interessati a richiedere lo stesso posteggio di avere possibilità di fare l'offerta. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di interesse da parte dell'operatore, chiaramente questo, se non ci sono altre offerte concorrenti, diciamo che il posteggio può essere concesso a colui che ne ha fatto richiesta. Questo per noi è un modo per velocizzare il riempimento dei mercati, perché se è vero che questo regolamento introduce la possibilità di fare dei bandi annuali, è pur vero che noi abbiamo visto in questi ultimi tempi effettuare questi bandi con molta difficoltà, bandi che richiedono tempi lunghi, per cui secondo noi questo ulteriore metodo per riempire i mercati è degno, insomma, di considerazione, tant'è che la Commissione è stata d'accordo sull'introdurre questa osservazione collegata a questo regolamento. Un'altra cosa importante è che, per esempio, per quanto riguarda le rotazioni, che sono di competenza del Dipartimento Centrale, la Commissione Commercio ha voluto evidenziare la necessità che venga attribuita al municipio la possibilità di scegliere la location, cioè il luogo dove posizionare il posteggio, anziché lasciare tutta la competenza al dipartimento, perché chiaramente il municipio, che è un organo di prossimità, ha una conoscenza più dettagliata delle necessità del territorio e quindi sicuramente ha una competenza maggiore su quelle che possono essere le utilità di allocazione di questi posteggi a rotazione. Un'altra osservazione che è stata proposta dalla Commissione Commercio riguarda gli operatori stagionali, i posteggi stagionali. Siccome la vecchia normativa e anche questo regolamento, appunto questo nuovo regolamento, prevede un periodo di interruzione dell'attività individuandola nel mese di aprile. Purtroppo abbiamo dovuto constatare in questi ultimi anni come le condizioni climatiche si siano profondamente modificate, per cui il mese di aprile non risulta più congruo come mese di interruzione dell'attività, e la Commissione, ma su questo è stata supportata anche dalla Giunta che ha espresso parere favorevole anche su questa osservazione, abbiamo individuato come periodo di interruzione di questa attività i giorni che vanno dal 16 gennaio al 15 febbraio di ogni anno.
Diciamo questo, quindi che per sommi capi ho elencato tutte le novità introdotte da questo regolamento e anche le osservazioni che sono state proposte e approvate in commissione e anche condivise dalla Giunta. Quindi io mi auguro che l'Aula voglia accogliere favorevolmente questa proposta di deliberazione che, come dicevo, perviene dalla nona commissione capitolina ed è a firma del consigliere, del presidente della commissione commercio capitolina Orlando Corsetti. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire su questo atto? Consigliera Lozzi, prego. Allora, io intanto vorrei sapere semplicemente se è stato prorogato dal Comune la possibilità di esprimere parere, perché a me risulta che l'espressione parere di questa delibera è scaduto il 2. Allora, intanto prima di procedere alla discussione volevo sapere se dal Comune è pervenuta proroga per l'espressione parere o se rimaneva la scadenza del 2 relativamente a questo atto, perché scadeva la scorsa. Quindi la scadenza è stata nel Consiglio. Consiglio precedente non si è tenuto perché sì, non c'è il numero legale e quindi noi la vediamo oggi, cioè arriverà il Campidoglio appena votata, domani stesso partirà. Sì, la domanda era che comunque era scaduta il 2 la presentazione del parere, quindi probabilmente... Ai termini di regolamento del Campidoglio, sì. Scadenza per entorno. Doveva essere voi, scusate, non è possibile. Allora. Un'altra cosa, a me non risulta pervenuto l'atto così come deve essere votato, cioè con le osservazioni, è stato inviato? Perché allo scorso consiglio quest'atto non era stato inviato a nessuno dei consiglieri e non so se successivamente è stato inviato e magari per errore a me non è arrivato. È possibile sapere questo o no? Facciamo una verifica all'ufficio consiglio che allora, è stata trasmessa, comunque procediamo, allora, grazie. Procedendo, noi un'obiezione che abbiamo fatto anche in commissione è proprio su un'osservazione che è quella di dare la possibilità all'utente di scegliere, anche fuori bando, un posto nel mercato che è rimasto libero e assegnarglielo dopo aver pubblicato questa richiesta per un tempo minimo sul sito. Siccome noi riteniamo, e mi ricordo che in quella commissione tanti consiglieri ritenevano che il bando fosse fondamentale, noi non possiamo appoggiare la delibera così con queste osservazioni, proprio perché il bando garantisce comunque a tutti i cittadini pari opportunità nell'accedere ai posti. Il fatto di sceglierlo e pubblicarlo comunque non dà garanzia di trasparenza così come i bandi. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lozzi. Allora, altre richieste di intervento? Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, scusate, chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova. Allora, chi è contrario? Poi chi si astiene? Scusate, allora, 9 voti a favore, 7 contrari e un'astensione alla consigliera Lenci, quindi l'atto è approvato. Grazie. Allora,
Allora, scusate, oggi c'è un po' di confusione, credo che, diciamo, lo dico in seduta di consiglio, credo vada fatta in capigruppo una seria riflessione sulle mozioni dell'articolo 58, perché non, può, non è che l'articolo 58 può diventare una mozione ordinaria come tutte le altre mozioni, hanno carattere di eccezionalità, di eventi eccezionali o di urgenza proprio, cioè questi, diciamo, spesso sono atti che possono seguire un iter normale senza avere carattere dell'urgenza. Così, ma non c'è bisogno, no, non c'è una discussione su questo. No, non c'è discussione. No, appunto, quindi non c'è... No, c'è solo approfondimento. Che c'è? Scusi, l'articolo 58 sono motivi di urgenza, giusto? Eh? Allora, l'articolo 58, l'ex articolo 58 sono motivazioni d'urgenza. Senti, non va bene così. L'urgenza particolare, lei la smette e stia zitto. Allora voglio dire, se non è urgente il degrado... o la mancata sicurezza della stazione tuscolana, mi deve dire. Vabbè, ma non è un fatto. Non è urgente quello. Ma allora, sono tutti i problemi, ma anche il marciapiede rotto è urgente, consigliere Madonna. Ma scusi, è stato urgente. Scusate, consigliere Madonna. La sala all'ente con l'ex articolo 58. Ne discutiamo in capigruppo, grazie. Presidente, sta scherzando. Ne discutiamo in capigruppo, grazie. Consigliere Madonna, per cortesia, non cominciamo il consiglio in questo modo. Allora, ho detto, ne discutiamo in capigruppo. Gruppo. Allora, io credo, io rimanco della mia opinione, della mia idea, e poi il capigruppo ne parliamo. Non c'è discussione su questa mia riflessione. Sospenda il consiglio e riunisca i capigruppo. Proposta numero 3. So che è urgente questo. Proposta numero 3. Io avevo dato tutto oggi. Allora. Da soli. Proposta di risoluzione. Per favore. Allora, per favore. Calma. Allora, proposta di risoluzione avente ad oggetto piani particolareggiati per l'attuazione di zone. Presidente della Commissione, nonché firmatario della proposta di risoluzione, consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Assessore De Simone. Le proposte di risoluzione oggi che attengono la materia urbanistica sono due, in realtà collegate, anche se non per la complessità della materia, siccome sono stato l'estensore, ho preferito, insomma, per ricondurre un po' alla chiarezza, suddividerle in due atti separati. I piani particolareggiati per l'attuazione delle zone OST. Tutti sappiamo che i piani particolareggiati, che sono stati previsti da una legge molto datata del 1942, la numero 1150, la cosiddetta legge urbanistica, ha introdotto per la prima volta che il piano regolatore generale della città sia attuato attraverso i piani particolareggiati. Piani particolareggiati che hanno introdotto nella nostra città un nuovo modello urbanistico finalizzato a fronteggiare la dimensione delle periferie, l'aumento della dimensione delle periferie causate soprattutto dalle edificazioni di natura non regolare. E con l'introduzione dei condoni edilizi che si sono poi andati a perfezionare nel tempo, c'era la necessità di disciplinare appunto queste zone perimetrate, chiamate appunto zone O, predisponendo in maniera molto semplicistica una sorta di mini piano regolatore per ogni zona che si andava a disciplinare. La regolamentazione, la normativa, c'è stato anche l'intervento ovviamente della Regione, trattandosi di disciplina in materia urbanistica, è stata piuttosto lunga, quindi dal 1942 siamo passati al riconoscimento vero e proprio delle zone O nel 1982 con l'approvazione della variante di piano regolatore generale del Comune di Roma per il recupero dei cosiddetti nuclei edilizi. Poi lo vedremo nell'altro atto, per consentire uno sviluppo urbanistico
adeguato, all'interno delle zone O sono state delimitati alcuni ambiti, poi denominati comparti, e all'interno dei quali poi sia i privati che le associazioni consortili, come detto lo vedremo tra qualche minuto, hanno la possibilità poi di riqualificare le zone secondo appunto il piano particolareggiato approvato dall'Assemblea Capitolina. Per ciò che attiene il nostro municipio, allora complessivamente i piani particolareggiati per Roma sono 70, noi nel nostro municipio ne abbiamo 5, il numero 22 di Tor Fiscale, il numero 33 Lucrezia Romana, il numero 34 Gregna Sant'Andrea, Osteria del Curato, il numero 36 Centrone, il numero 37 Vermicino. Per ciò che attiene il piano particolareggiato di Gregna, in occasione della conferenza urbanistica che si è celebrata qui in municipio, alla presenza dell'assessore Caudo e del dipartimento e ovviamente delle realtà del tessuto associativo che abbiamo nel nostro territorio, il Comitato di Quartiere e l'Associazione Consortile di Gregna hanno formalmente richiesto al Dipartimento il 24 luglio 2014 la riattivazione del piano particolareggiato perché decaduto trascorsi 10 anni di vigenza, mentre ne abbiamo due, il piano particolareggiato di O35, quindi Ponte Linari Campo Romano, e il numero 60 B Romanina, che direi da tempo piuttosto lontano, quindi dal 2001, si trovano in sede capitolina per le controdeduzioni definitive da parte dell'Assemblea Capitolina rispetto alle controdeduzioni che sono state effettuate nel periodo. Quindi questi due piani si trovano ancora, il primo, quindi quello di Ponte Linari, in fase di seconda controdeduzione da parte dell'Assemblea Capitolina, il secondo, quello della Romanina, in fase di approvazione da parte sempre dell'Assemblea Capitolina. La motivazione della risoluzione è quella di richiamare l'attenzione dell'amministrazione capitolina considerando che il municipio vuole assumere un ruolo, non dico da protagonista, ma comunque un ruolo fondamentale per lo sviluppo urbanistico del proprio territorio, è opportuno considerare nel suo complesso tutti gli strumenti urbanistici che noi abbiamo a disposizione. Considerate che alcuni piani particolareggiati sono in scadenza e quindi devono essere riattivati, noi in questa risoluzione la finalità è quella di porre l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che i piani particolareggiati di Ponte Linari e di Romanina debbano avere l'iter concluso perché sono all'attenzione insomma del Campidoglio da moltissimo tempo, e sugli altri piani che sono in scadenza o decaduti non solo la riattivazione sic et simpliciter, ma l'attualizzazione sulla scorta delle osservazioni che anche i comitati dei quartieri, le associazioni e ovviamente il Consiglio del Municipio tramite le commissioni competenti potrà effettuare. Quindi una risoluzione che chiede semplicemente all'amministrazione comunale, prima di procedere, che venga riconsiderata tutta la materia e quindi che si proceda attraverso anche il concerto dei dipartimenti, evidentemente essenziale questo passaggio, anche attraverso l'istituzione di una struttura di scopo. Questa è una richiesta che ci è pervenuta con energia, con forza dalle realtà associative che abbiamo audito in commissione, e la commissione non ha avuto problemi ad accoglierla, affinché i piani vengano riattivati e attualizzati secondo i nuovi bisogni del territorio. Per ora mi fermo qui. Grazie consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi, grazie. Se nessuno si prenota, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Ciancio, prego, poi consigliere Laddaga. No, grazie consigliere Presidente. Ciancio, un attimo solo. Allora, adesso parla il consigliere Ciancio, poi c'è il consigliere Laddaga. Durante l'intervento del consigliere Laddaga invito i consiglieri che vogliono intervenire a prenotarsi, perché poi dopo l'intervento del consigliere Laddaga chiudo le iscrizioni. Grazie. Presidente, scusi, a titolo personale, secondo me
può essere una... Si sente? Sì. Un percorso quello che dice. Però in caso che l'argomento è molto particolare, io le chiederei di sentire, se non si sente nessuno, che intervengono altri consiglieri, di fare una breve conferenza dei capigruppo per affrontare il voto, perché l'argomento è molto particolare. Grazie. Con la discussione, poi... Chiude le iscrizioni. No, in discussione. No. Stiamo in discussione, non è dichiarazione di voto. Prego, consigliere Sancio. Grazie, presidenti, consiglieri. Ci troviamo in grande difficoltà se non troviamo un punto su cui ragionare, su questa proposta che condividiamo nella linea generale, però nel risolve essenzialmente dovremmo specificare alcune cose molto importanti rispetto sia a Ponte Linari sia alla Romanina, che sono stati accorpati. Questo magari bisogna capire, che bisogna fare tutto, va poi alla Regione Lazio, che deve essere approvato, in base all'articolo 4 della legge regionale 28 del 90. Quindi intanto non esiste una seconda controdeduzione, perché il piano venne adottato con una delibera dell'Assemblea Capitolina, poi si fanno le opposizioni, gli uffici li stanno valutando, gli uffici del Dipartimento li stanno valutando, e naturalmente l'Assemblea Capitolina poi voterà finalmente l'atto, che dovrà essere inviato quindi alla Regione Lazio per essere approvato. Noi quindi con forza vogliamo che questo procedimento venga attuato, perché dovremmo fare una premessa pure sulle zone O e l'importanza che rivestono i recuperi che devono essere attuati in questa parte di città. Ci troviamo nelle zone in cui l'edilizia è stata spontanea, quindi negli anni si è trovata questa formula di attuare dei piani di recupero che possono finalmente ridare un disegno organico a una città che cresce in modo disorganizzato, senza uno strumento, al di fuori dalle regole del PRG. Quindi ben venga questa risoluzione. Naturalmente in commissione noi ci siamo ritrovati un po' fuori, e questo lo dico perché non ci piacciono un po' i cammini solitari. Il PD è un grande partito e naturalmente può contenere varie anime, però la discussione intorno a questi problemi così importanti, dove si rischia di buttare l'acqua col bambino, non è corretto. L'urbanistica può determinare la ricchezza o la povertà di tutti noi, quindi l'urbanistica è una materia importante e seria, quindi le zone O vanno guardate con attenzione. Naturalmente l'iter che si è fatto deve essere valutato pienamente, altrimenti uno chiede, certo chiediamo una struttura di scopo, ma di più, noi vorremmo che si attuassero perfettamente le opere necessarie alla collettività, le opere di interesse pubblico, ripeto. Però presentare con semplicità una proposta condivisibile deve sicuramente citare dentro il risolve o nel premesso la situazione degli atti, dove ci troviamo, a che punto siamo. Quindi qualcuno deve sapere che il comune di Frascati, che deve e pretende dal comune di Roma lo svincolo dell'uso civico di dette aree, e in questo momento il comune di Frascati vuole i denari prima, proprio per attuare alcune situazioni che si sono create nel territorio di questi due. Poi sono due, uno era un toponimo, e mi riferisco che il presidente della commissione urbanistica lo conosce bene con l'età, il toponimo, l'altro è Ponte Linari, zona O, delibera 4777 del 78, quindi conosce bene il problema. Quindi
Cioè noi non possiamo chiedere e poi non ottenere, perché solo si fa un'operazione per parlare formalmente a chi ha esigenze realmente, ma io vorrei che venissero risolti questi problemi e allora vanno analizzati e affrontati in modo diverso. E la discussione è importante ad ogni livello, quindi diceva bene il consigliere Siritano, noi siamo disponibili a votare questa risoluzione che naturalmente nella premessa è condivisibile in ogni suo angolo, però come dire, bisogna aggiungere questi aspetti. Quindi se vogliamo fare una saggia interruzione per formulare meglio sia qui che in appresso quello che, di cui ragioneremo, siamo ben lieti di votare questa risoluzione. Grazie. Consigliere Valtaca, prego. Grazie Presidente. Io intanto ci tengo a precisare, visto insomma quello che è accaduto nell'ultimo consiglio, che e visto anche che l'argomento è di grande interesse per i cittadini, lo abbiamo visto anche da tutta la discussione che si è scatenata, che la mia assenza era tutta di carattere personale e non aveva nessun carattere politico. Questo, visto quello che è successo, ci tenevo a chiarirlo, come anche l'assenza oggi del consigliere Tutino è dovuta ad un precedente impegno fuori Roma che non ha potuto spostare. Questo come parte politica, anche perché abbiamo visto in commissione che la tematica è molto sentita da parte dei cittadini e da parte dei comitati. Tra l'altro, Presidente, io le chiederei, e insomma spero che i colleghi presenti siano d'accordo, credo che potrebbe essere molto utile la nostra discussione dare la parola ai rappresentanti dei comitati o della comunità territoriale che so avevano fatto richiesta di poter intervenire, come anche in passato l'apporto dei comitati o l'apporto di realtà del territorio interessate agli argomenti sono stati molto utili alla nostra discussione. Io credo che sarebbe utile ed opportuno anche in questa sede, insomma, poter sentire cosa i cittadini e cosa in particolare appunto i comitati della comunità territoriale hanno da dirci su questo argomento, che ho detto è un argomento molto sentito. Abbiamo lavorato in commissione per risollecitare, in qualche modo non chiediamo altro che rimettere in moto dei processi che si sono interrotti anche da molti anni in alcuni casi, creando dei problemi, lo sappiamo, soprattutto in quelle zone più periferiche del territorio dove, come ha detto il consigliere Ciancio che mi ha preceduto, le urbanizzazioni sono andate avanti in modo in molti casi in modo abusivo, poi sanato, in modo poco regolamentato. Quindi appunto con l'introduzione delle cosiddette zone O si era cercato da parte del Campidoglio, insomma, di mettere un po' d'ordine, riportare un po' d'ordine, ma poi i processi si sono un po' interrotti. Quindi noi siamo molto favorevoli a quest'atto, proprio perché ci sembra andare incontro ad alcune problematiche e chiede, sollecita una soluzione di problematiche che sono molto sentite da parte dei cittadini e creano grossi problemi sui territori, in particolare quelli meno carenti di servizi e di altre infrastrutture come quelli extra gra e i quartieri più periferici. Grazie. Grazie consigliere Valdaca. Allora io ripeto, chiudo l'intervento. Allora si sono prenotati la consigliera Treticine, consigliere Giuliano, consigliera Lozzi, la consigliera Lenci. Scusate, allora io una raccomandazione ai consiglieri. Io ho detto prima che quando il consigliere Laddaca interveniva io chiudevo la richiesta di interventi. Allora, però voglio dire, allora, scusate, però bisogna anche stare un pochettino più attenti. Allora, scusate, per favore, la presidenza. Allora, il consigliere Laddaca ha finito. Allora, ripeto, chi è che vuole intervenire? Oltre a quelli che ho già scritto qui. Nessun altro? Consigliere Cofano? Cofano, poi Vitrotti.
chiudo qui gli interventi. Mi scusi Presidente, no, io forse non sono stato chiaro nell'intervento. Questo argomento è se un consigliere del mio partito dice una cosa che non va e durante il percorso dell'intervento, io adesso sono convinto che non voglio dire perché già se ne è parlato e si deve parlare ancora molto su questo argomento, però chiudendo le iscrizioni, lei non permette ai prossimi consiglieri che vogliono intervenire e questo a mio parere è sbagliato. Scusa, ma bisogna anche consigliere segretario, per cortesia, bisogna anche consigliere segretario, per cortesia, bisogna anche mettere un ordine al consiglio, alla discussione, agli interventi. Allora, mi è stata fatta una richiesta prima, all'inizio della discussione di una riunione dei capigruppo, prima della dichiarazione, alla fine della, già ho già detto, alla fine della discussione, prima della dichiarazione di voto faccio una riunione dei capigruppo, d'accordo? Sospendo il consiglio e faccio dei capigruppo. Allora, scusate, scusa, per cortesia, allora, per cortesia. Che cosa non c'è senso? Non ho capito qual è il problema. Adesso stiamo in discussione generale. O va avanti sì. Fino alla dichiarazione di voto. No, no, per sospendere adesso. No, io credo che nella discussione ogni consigliere ha diritto di esprimere le proprie opinioni. Poi mi è stata fatta una richiesta di fare intervenire un rappresentante dei comitati di quartiere, darò la possibilità di poter intervenire, poi sospendo il consiglio e faccio la riunione dei capigruppo. Questo è l'ordine dei lavori. Grazie. Allora, andiamo avanti. Allora, consigliere Tredicine, prego. Allora, io intervengo per fatto personale, perché come non è stata accolta la sospensione per l'articolo 58 per una questione d'urgenza, non fatto personale che vuol dire consigliere Tredicina? Non esiste fatto personale. Sì, ho fatto un intervento che voglio fare come fatto. Ma non alla fine però. Fare adesso. Però ho fatto Sellinano, io non lo posso fare. Ma com'è qua? Facciamo le regole al momento. No, quello cioè, non esiste. Comunque, si portano in votazioni le sospensioni e vediamo se siamo tutti d'accordo, perché non ci possiamo alzare la mattina e decidere fare... Quella si chiama regolamento, non questione personale. No, mi pare che lei non lo sta facendo, il regolamento non lo sta facendo. Allora, dicendo. Per cortesia... Quindi, o sospende anche per l'articolo... Per cortesia, consigliere Tredicina, cortesia. Io sto facendo il mio intervento, ma è possibile? Allora, urliamo il regolamento, non è per un fatto personale, allora. Ma dobbiamo fare discorso tra me e lei, sto facendo l'intervento, mi fa finire l'intervento e poi magari mi risponde. Vabbè. Sì, grazie. Prego. Allora, gli stavo dicendo che secondo me non bisogna sospendere, innanzitutto perché ci abbiamo avuto tutto il tempo materiale per vederci queste cose, vederle in commissione e parlarne, primo. Secondo, se dobbiamo sospendere, sospendiamo sia per l'ex articolo 58, portandolo in votazione, e anche per questo si porta in votazione se dobbiamo sospendere, se no non si sospende niente, punto. Non ho capito che c'entra l'articolo 58. Ma capite che cosa c'entra? No, a me non è stato chiesto di parlare, fare una sospensione del consiglio per parlare dell'articolo 58. Sì, scusate. Sì, l'ha chiesto Matronola, ma che cosa sta chiesto il consiglio? Ma chi mi ha chiesto la sospensione del consiglio per parlare dell'articolo 58? Sì. Quando? All'inizio. Vede che nemmeno ci sente. Scusate. Sarebbe il caso, Quella era la richiesta, ho già risposto, d'accordo? Io l'articolo 58 sono stati presentati e li acquisisco, e come Presidenza decido quali vanno, reputo urgente, vanno in votazione oggi e gli altri vanno in votazione al prossimo consiglio, come abbiamo sempre fatto, d'accordo? Allora, per cortesia. Quindi andiamo avanti con l'intervento. Consigliere Tredicina, faccia intervento, per favore, in merito. Sto facendo l'intervento in merito anche a quanto bisogna decidere gli interventi. Se io voglio intervenire per ultima, perché prima voglio sentire tutti i consiglieri. E tutto vorrebbe intervenire per ultima, consigliere Tredicina. Ma io decido quando voglio io, non è che mi deve dire lei. Ma io devo mettere un termine alla richiesta di intervento, no? Quando io devo condurre i lavori dell'aula, non ognuno interviene quanto gli pare. Scusate, eh? Appunto, ma. Appunto, quindi io. No, appunto, allora siamo un po' più attenti e più corretti tutti quanti. Io devo condurre i lavori dell'aula, qui
quindi io non ho bisogno di sapere quanti consiglieri intervengono, ho dato un quarto d'ora, 20 minuti per poterci pensare. I consiglieri vogliono intervenire se sono prenotati, sì, e lì chiusa la discussione, altrimenti non chiudiamo più. Da quando questa regola? Da oggi? Ma non è una regola, è anche buon senso, consigliere. No, perché non è mai esistito. Consigliere Decina, allora l'argomento è chiuso. Allora, va bene? Quando gli sta scomodo, lei l'argomento lo chiude. Vada avanti col suo intervento. Allora, consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Assessore, colleghi. Allora, volevo iniziare in modo diverso questo intervento, ma assisto a una situazione, diciamo, di euforia negativa derivante da un atto, da un documento che si chiama piano particolareggiato, cioè mi sembra una cosa un po' assurda. È vero che si porta dietro anche i consorzi e quindi la situazione è un po' complicata, però voglio dire, qui serve parlarne per poter cercare di capire come questo municipio possa comunque sia essere propedeutico ad un'azione poi dell'amministrazione di Roma Capitale. Perché anche il discorso di Roma Capitale, a me mi è un po' da ridere, cari colleghi, ma nel momento in cui si cerca di parlare, di affrontare una questione come questa, quando poi dovremmo mandare tutto al comune, e il comune dal punto di vista urbanistico è bloccato. È di questi momenti lo spostamento di alcuni dirigenti, è di questi momenti, diciamo, il cambiamento di alcuni uffici, soprattutto nel Dipartimento PAU. Per cui non sembra che ci sia una volontà politica di mettere a posto o di dare veramente un quadro generale di intervento su questa città di Roma dal punto di vista urbanistico. E questo non ci vuole molto nel capirlo, perché anche noi dal nostro punto di vista, dal nostro quadro territoriale, è facile intuire che quello che potrebbe comunque, su quale il municipio può comunque dare il proprio contributo, che sono i programmi integrati, i piani particolareggiati e zone O, che potremmo comunque rimettere in piedi, incentivare, far ripartire dopo che appunto sono scaduti e sono stati messi da parte. Non mi sembra che ci sia questa volontà dell'amministrazione centrale. E poi è normale che questa carenza di posizionamento politico da parte di chi gestisce il comune si riversa sui municipi. Nel nostro municipio il Print de Morena, per esempio, sta così, fermo. Il Tor Fiscale lo segue l'assessorato, per cui noi non ne sappiamo come andrà a finire. Il Print di Ciampino va avanti per conto suo, perché solo a far conto i calcoli degli oneri ci vorranno 7-8 anni, perché sviluppa tutto un mondo. E i piani particolareggiati scaduti, i consorsi non si inseriscono nel tessuto, quindi avendo facoltà e possibilità di intervenire con quel poco che hanno, perché poi si dice che hanno sempre poco, cercare di comunque legare con delle infrastrutture, con delle strutture pubbliche, quindi nel quadro cercare di collegare un po' il territorio, tutto questo rimane fermo. Per cui mi rimane un po' così semplicistico sentir parlare di questi argomenti, di questi strumenti, perché non si capisce qual è poi la strategia che noi dobbiamo portare all'amministrazione comunale centrale o quale sia il metodo di lavoro, perché questo non si capisce. Perché poi anche dall'intervento del collega siamo favorevoli, però bisogna essere attenti, però bisogna essere comunque precisi, bisogna capire, bisogna studiare. Però se questo significa far passare un altri 2-3 anni e mandare tutto alla prossima consigliatura, bene, questo non va bene, noi non ci siamo e non ci sta bene tutto questo. Allora, è normale che questa cosa non la decide il municipio, perché quel poco che potevamo decidere, l'ho detto non a caso, dei Print, quello che l'incubatrice siamo noi, ci viene scippato tutto. Perché? Perché, diciamo, l'ente territoriale di prossimità non è
in grado politicamente di spingere verso il centro. Io parlo dal punto di vista politico. E questo determina molta confusione. A Roma, in questo momento, in questo periodo, in questi ultimi 3 mesi, non si muove nulla, anche a causa ovviamente dei innumerevoli e numerose, insomma, situazioni di avvisi, indagati, eccetera, eccetera. Quindi sotto una pressione, l'amministrazione comunale sta sotto una pressione enorme da questo punto di vista, sotto anche la pressione di mass media, insomma, forte, per cui la parte urbanistica è ingessata, cioè non si riesce a capire qual è il quadro. E allora noi cerchiamo dal nostro piccolo, nel nostro piccolo cerchiamo di capire quello che cosa si può fare, visto che, come si diceva, come diceva il Presidente, il Comitato di Quartiere, l'Associazione Consortile di Gregna e come altre, insomma, chiedono di poter attivare questo procedimento, questa procedura, perché è solo forse l'unica risorsa che hanno per poter dare risposta al proprio quadrante, l'unico strumento probabilmente. E noi nel quadro d'insieme, no, invece di capire come stanno le cose, che cosa facciamo? No? Ci mettiamo 2 o 3 consigli per cercare di parlare di questa roba, perché facciamo anche il numero legale. Io questo poi non lo capisco, la strategia che sempre dico, qualcuno adesso si incazzerà, l'azionista di maggioranza del PD, non so che cosa ha in mente, perché poi si può essere anche critici, si può essere anche critici, si può anche discutere nelle commissioni e anche in aula, ci mancherebbe altro, potremmo fare anche 7-8 capigruppo, però ci deve essere un quadro, ci deve essere una strategia, un fine, non è che si fa solo comunque un'opposizione fine a se stessa, perché questo poi va a ricasco e va contro i tempi, e siccome chi sta dall'altra parte quindi non capisce le problematiche tecniche, amministrative, capisce solo che passa il tempo, capisce solo che non c'è una non volontà e capisce solo che le cose non vengono effettuate. Questo è quello che risulta. Allora poi, se dobbiamo fare, no, come si dice, un sistema comune a colpo e di tutti, io, caro Presidente Villa, mi ascolta, grazie, io non ci sto, utilizzo una frase di qualcun altro che ha detto io non ci sto, ok? Perché funziona, perché non ci sto, perché comunque sia non è che qui ci abbiamo la cura per tutti i mali, è ovvio, però è normale che la posizione la dobbiamo prendere, perché il municipio è parte integrante dei meccanismi, e se questo municipio decide di portare un documento forte all'amministrazione a caudo, all'assessore, che con tutta sta roba che ci deve stare sul nostro territorio, voglio dire, non so quanti milioni sviluppa di oneri, sistemeremmo il decimo, l'ex decimo e anche l'ex nono, rifaremmo nuovi, e noi stiamo cincischiando per capire qual è il percorso politico più giusto? Noi stiamo, capito, perdendo tempo tamponeggiando una situazione perché dobbiamo capirci meglio? Tanto ci sarà chi per noi poi prenderà in mano questa cosa, questo lavoro, e darà delle indicazioni, che è l'amministrazione comunale, il Dipartimento Paolo, l'assessore. Ma vogliamo fargli arrivare un messaggio preciso? Vogliamo dare un quadro chiaro? Questo a me rimane molto difficile. Poi chiudiamo i consigli dopo 5 minuti di che è passato, perché, capito, alle 9:30 famo l'appello, non è mai successo, no? E che cosa torna? Torna, capito, e comunque, però adesso tanto se ne parlava oggi, non è che se scappava, ma che cosa si è servito un'altra settimana? Per capire che? Ma perché qui stanno i laureati in urbanistica? Per capire che cosa? Qui noi siamo rappresentanti di un popolo, siamo stati eletti, chi lo sarà di nuovo, chi non lo sarà più, chi cambierà? Problemi nostri, chi riuscirà ad avere comunque consenso, ma comunque sia rappresentiamo un territorio, e allora se siamo già rappresentanti di un territorio non è che ci chiedono di avere 5 lauree, ci chiedono di essere oggettivi e di capire quello che serve. Quindi questo è il meccanismo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci mano su sta roba? È normale che bisogna essere positivi.
È normale che quando poi parleremo di consorsi, Presidente, sarà successiva. Però c'ha due minuti ancora. Dico, parleremo anche dopo dei consorsi, ovvio. Però volevo dire che collegando questi strumenti è normale che si prova a dare un'indicazione positiva su quello che saranno gli strumenti che vengono adottati su questo municipio. È normale che serve capire anche a noi e quindi trasmettere a chi dovere, a chi ci segue, a chi abita su questo territorio, di far capire qual è il quadro, no? Cioè, che cosa vogliamo fare? Se poi questi strumenti sono scollegati con noi, sono scollegati col municipio, sono scollegati con la gente, sono scollegati col dipartimento, diventano degli strumenti fini a se stessi. Grazie. Grazie a lei. Non è possibile, eh? Per favore. Allora, consigliere Rozzi. Allora, a me sembra sempre più paradossale che chi fa parte della commissione urbanistica, dopo che se ne è discusso di quest'atto in commissione con gli uffici, i commissari, con la cittadinanza, e in quell'occasione si sono astenuti, non sono intervenuti, non hanno portato il loro contributo, arrivano in consiglio dopo aver fatto puntualmente mancare il numero legale alla volta precedente, dicendo necessita una conferenza dei capogruppo perché l'atto va assolutamente integrato. L'atto va integrato perché mancano delle cose importantissime, e dei consiglieri che sono stati eletti e che stanno qua da anni, di queste cose importantissime che mancano sull'atto se ne accorgono nell'arco dell'ultima settimana. È assurdo, perché io che sono di nuova nomina, tante cose le so e le sapevo da cittadina, e il mio contributo l'ho saputo dare puntualmente durante la commissione. Guarda caso le forze di maggioranza, tra cui il PD, che è la maggioranza della maggioranza, deve aspettare questa settimana per indire una conferenza di capogruppo perché va integrato quest'atto, un atto prodotto da un consigliere sempre del PD. Mi sembra che stiamo perdendo tempo, visto che il piano che con questa risoluzione sui piani particolareggiati noi chiediamo che siano riattivati e riattualizzati. Riattualizzare significa inserire tutto ciò che è stato già fatto e tutto ciò che negli anni si è modificato, e non è certo il municipio da solo che può fare una cosa del genere. Noi chiediamo di rivedere, di far ripartire i piani particolareggiati coinvolgendo l'ente locale. È lì il momento in cui dovremo dire puntualmente cosa vogliamo e cosa non vogliamo, non in questa risoluzione, e di portare avanti quelli che sono attualmente in fase di definizione. Che cosa c'è da aggiungere? Che cosa c'è di nuovo nell'ultima settimana che non si poteva dire nella commissione competente? Questa è una mancanza di responsabilità di forze di maggioranza che per i loro contrasti interni stanno bloccando l'attività di questo cavolo di consiglio. Scusate, non è possibile. Beh, allora, la prossima volta faccio scomparire l'aula. Non è possibile battere le mani, per cortesia. Per cortesia, no, non è possibile. Allora, invito il pubblico a stare lì, ad ascoltare, a condividere o non condividere, ma non è possibile. Mi dispiace. Allora, per cortesia. Allora, consigliera Lenci. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io francamente non so che cosa sta succedendo. Consigliera Lenci, per cortesia, allora, consigliera Tredicina, può condurre i lavori, per favore? Io abbandono l'aula. Non è possibile. Prego. E non accetta le votazioni, Presidente, mettiamo per favore a verbale, il Presidente del Consiglio abbandona l'aula. No, perché mi sembra, scusate, mi sembra. Scusi Presidente, mi dispiace che lei abbandoni l'aula, perché avevo due parole anche per lei. Io mi dispiace, non sono più disposto, grazie. Prego, consigliere Tredicine. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Manca Dutino. Allora, Lenci, Dutino, mi dispiace perché
anche il presidente Villa in quanto è presidente del consiglio e quindi ci sono delle cose che sarebbe giusto portarsi avanti anche nei capigruppo. La cosa che più mi meraviglia è quello che sta succedendo da tre settimane in questo municipio. Stiamo perdendo qualsiasi forma di autonomia, sia politica, cioè siamo ingessati in queste quattro mura. Ed è una cosa vergognosa quello che sta succedendo, perché ci si combatte a son di regolamenti, quando il politico deve solamente fare la politica, cioè portare a risalto le problematiche dei cittadini e trovare una soluzione logicamente nelle nostre competenze. Non è che possiamo chiedere, però ci siamo, dobbiamo fare qualcosa. Qui qualsiasi cosa si chiede non si può fare. Adesso io non vorrei entrare in merito perché è stato detto tutto, sono una degli ultimi a fare gli interventi, per carità, come già è successo in altre situazioni, si poteva migliorare, si poteva fare qui, si poteva fare là, ma chi ve lo vieta? Chi lo vieta di migliorare le cose nelle commissioni? C'è qualcuno che vi dice che non si può fare? Sospendiamo adesso? Che vogliamo sospendere? Ci sono i cittadini che ci hanno chiesto, che vorrebbero che questi piani venissero attuati. Ci sarà un motivo, no? Ve lo siete chiesto perché ve lo stanno chiedendo? Perché forse sono anni che sono fermi. Chi è che comincia a mettere la faccia sulle cose? E cominciamo a mettercela tutti la faccia. Grazie. Allora, grazie consigliera Lenci. Visto la sostituzione, scusatemi, vi devo richiedere chi è che si era prenotato perché il presidente si è portato via il foglio, quindi non so l'elenco degli interventi. Mi ricordo Vitrotti, mi sembra. No, Giuliano no. Cofano. Stelitano. Stelitano non è intervenuto prima? Non lo so, ditemi voi, no? Vado. Pure Madonna è intervenuto. Ok. Madronola? Già l'ho fatto. Ma possiamo intervenire oppure adesso? Allora, proseguiamo con i lavori. Consigliera Vitrotti, prego. Colleghi, consiglieri, buonasera. È un po' complicato intervenire perché bisognerebbe dire rimettere in fila tante cose, però diciamo forse un punto di chiarezza va fatto, visto che tanto abbiamo visto, tanto abbiamo letto e tanto abbiamo sentito rispetto a quanto è accaduto qui durante l'ultimo consiglio in cui noi come Partito Democratico non c'eravamo. Perché poi qualcuno ha la memoria breve e quindi tanti si sono stupiti del fatto che il PD non fosse in aula quel giorno, ma nessuno ha fatto riferimento a quando il PD aveva abbandonato già l'aula. E lo fa perché è in disaccordo con quanto avviene qua dentro. Perché forse le questioni politiche e le questioni amministrative a volte possono anche essere gestite in modo diverso. E su questo il Partito Democratico ha sempre teso la mano, però quando si viene in aula e si fanno colpi di coda, perché oggi stupisce, qualcuno dice perché dobbiamo cambiare gli atti, io vi ricordo che presentai un atto contro il gioco d'azzardo, mi furono presentati 5 emendamenti soppressivi da quest'aula, dopo che la commissione si è riunita per 4 mesi e oggi non si può cambiare la risoluzione, ma stiamo a scherzare? Stiamo scherzando. Dopodiché vado avanti, tanto abbiamo scritto e tanto abbiamo letto sulle bacheche dei nostri amati Facebook e social network, ci hanno chiamato burattini ammaestrati, ci hanno chiamato anche degli schifosi, anche schifosi siamo diventati, con tanto de mi piace, con tanto di mi piace. Esatto, mi piace, anche da qualche componente o forse qualche presunto iscritto al Partito Democratico. A questo punto mi chiedo se stiamo insieme, non c'è manco più un perché. Non è che possiamo fare finta che le cose vanno bene quando ci interessa avere il numero legale di questa parte del Consiglio e quando invece è necessario avere un confronto serio, questa cosa viene meno. Tanto che durante quel consiglio, qui diciamo chi era da questa parte si è votato tranquillamente gli atti dell'opposizione, quindi figuriamoci in che casino stiamo vivendo noi.
non possiamo essere d'accordo con questa situazione, non si può fare, e quindi decidiamo, e forse qualcuno se n'è accorto, che qualche cosa non va. Gli piacerebbe, però diciamo andiamo per ordine. Se questo non basta per capire, veramente per cercare di spiegare qual è stata la nostra sofferenza, allora chi mi dice che tanto si è discusso, e questa mi sembra una discussione già fatta, purtroppo sempre quando si parla di trasformazioni urbanistiche, c'è sempre la stessa fretta, c'è sempre la stessa prescia. Quindi io che ho fatto, siccome sono componente della commissione urbanistica, ma qualche volta mi distraggo, lo ammetto, e sono anch'io alla mia prima esperienza, quindi permettetemi se magari non farò proprio un intervento appropriato e non mi sono, diciamo, non mi posso appoggiare alla tanta esperienza dei consiglieri che hanno sicuramente più esperienza amministrativa di me, però visto che ogni tanto mi confondo e mi distraggo, questo atto viene presentato una sola volta in commissione. Però se volete discuterne, ne parliamo, se no la mettiamo in votazione. Non si fa così. Poi è giusto, poi è vero, tanto se ne è parlato, tanto se ne è discusso, siamo anche d'accordo nel merito delle questioni, però non si può dire oggi che quest'Aula non può fare una riflessione o un passo in avanti o una sintesi più approfondita per arrivare a meta insieme. Perché dobbiamo metterci dei paletti? Chi ce lo nega? Chi ce lo vieta? In quest'Aula e in questo Consiglio, la scorsa volta la Commissione Lavori Pubblici aveva detto di no. È arrivata qui, ha cambiato idea, perché c'è stata una conferenza di capigruppo in cui si sono tutti svegliati e a un certo punto hanno detto sì. E mo oggi non si può fa. Perché non si può fa? C'è fretta. Fanno pure sorridere i richiami di alcuni colleghi consiglieri che oggi hanno tanta fretta, mi chiedo gli anni scorsi se stavano dormendo oppure se forse se li erano scordati i piani particolareggiati, o forse non erano importanti, questo non lo so, perché lo fanno anche legando la situazione attuale, e allora è ancora più imbarazzante, perché mi chiedo che stavano a fare la scorsa legislatura quando al Comune di Roma governavano loro. Me lo chiedo che ci stavano a fare. Me lo chiedo che ci stavano a fa', perché oggi non si può più parlare del sindaco e dell'ex sindaco di sta città, no? Dato che è indagato, non se ne può più parlare. Quindi non serve la laurea, serve la coerenza. Serve la coerenza. Allora se la coerenza detta le regole, allora vuol dire che oggi noi, in tutta tranquillità, in tutta serenità, lo diceva prima il consigliere Ciancio, noi non abbiamo problemi nella votazione della... però magari alcune cose che forse avremmo potuto dire in un modo e in un tempo diverso, ma questi sono appunto problemi di carattere politico che non deve subire questo consiglio, però che oggi questo consiglio metta un freno a mano a una volontà nostra di ampliare, di arrivare ad una sintesi magari migliore, decidiamolo, poi magari non sarà così, ma veramente quest'Aula ne ha viste veramente tante, allora magari un ripensamento e un pensiero in più lo si può aggiungere ad una risoluzione. Lo dico perché in Commissione Politiche Sociali, la commissione che presiedo, tante volte sono stata sollecitata in particolare dalla Presidente della comunità, del Comitato di Quartiere di Gregna, proprio in relazione, e i commissari lo sanno, proprio in relazione a una parte che è legata al centro anziani, che voi sapete che non riusciamo ad acquisire proprio perché è legata ad una proprietà di Frascati, nonostante ci fosse un passaggio rispetto all'uso sociale che se ne possa fare. Bene, che cosa ci costa semplicemente aggiungere il fatto di poter chiedere un tavolo e un incontro, visto che era un impegno anche preso dall'assessore presente alla commissione, di poter fare un incontro per sbloccare, sollecitare e definire tutte le aree interessate a Gregna, via di Passo Lombardo, nella cessione delle aree con gli usi civici. Qual è il problema? Qual è il problema? Non c'è, ci sono problemi da parte di questa, siccome questa è la condizione per la quale, siccome la condizione per la quale è manca. Scusate, faccio il richiamo al pubblico, dovete stare in silenzio, per favore, ve lo chiedo. Non si può commentare dal pubblico, gentilmente, se no ci alziamo. Consiglieri, anche voi, per favore, ritrovate. Siccome questo è il quello che servirebbe per poter arrivare, cioè la delibera che serve per sbloccarlo,
per sbloccare, e siccome mi è sembrato di capire che anche parte della nostra giunta ce l'ha chiesto, allora se questo consiglio fa un impegno formale non credo che ci sia niente di male, credo che sia un passo in più. Poi se ci sono invece dei pregiudizi a priori, beh, quelli non vengono dal Partito Democratico. Non è stato presentato nessun emendamento, mi dicono qui da parte della segreteria. Monica, scusa consigliera Lozzi, scusate. Scusate, presentate le proposte sulle quali dobbiamo votare, perché sennò il tempo è... Allora, andiamo avanti con gli interventi. Cofano, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, no, inizio con una piccola battuta che mi allaccio a un intervento che è stato fatto dal consigliere Giuliano, parlando, illustrava un ipotetico scenario futuro in cui i consiglieri venivano rieletti o meno in base ai consensi. Mi consenta quest'Aula di sostenere che spesso i consensi dipendono dalla credibilità dei singoli consiglieri durante il proprio mandato e la credibilità rispetto a ciò che la cittadinanza del nostro territorio chiede. Rispetto ai lavori di quest'Aula in merito all'atto cui oggi mi auguro ci accingiamo a votare, la scorsa seduta mancò il numero legale sotto gli occhi di tutti e oggi però viene chiesto comunque, viene mossa anche un'accusa nei confronti del resto della maggioranza perché si è rimasti in aula la scorsa seduta, due sedute fa, quella precedente alla seduta in cui mancò il numero legale, per cui questa restante parte della maggioranza ha proseguito i lavori con l'opposizione. Mi sarebbe veramente piaciuto se questa attenzione ci fosse stata anche in un tempo precedente in cui questa parte che oggi ci accusa creò una commissione speciale insieme a quell'opposizione, commissione speciale che poi è andata sotto i riflettori politici, finanziari e non, ma su cui non voglio entrare nel merito oggi. Evidentemente questi sono ragionamenti che fanno parte di alcune geometrie politiche di cui sinceramente però, consentitemi, non mi riguardano e non mi interessano, perché ritengo che gli obiettivi siano alti e ritengo che la discussione che ci debba essere, che ci sarebbe dovuta essere su quest'atto, vi erano tutte le condizioni per crearla. Tant'è che anche rispetto a quanto è stato detto negli interventi precedenti, da parte del nostro gruppo non vi è nessun paraocchi, siamo aperti a ogni modifica e discussione anche in sede d'aula, se evidentemente è mancata in altre sedi. Per cui se vi è la facoltà dei gruppi politici e dei consiglieri di proporre all'Aula degli emendamenti, noi siamo assolutamente disposti a discuterli, a verificarli, a fare una sospensione laddove si ritenga necessario per discuterli con i capigruppo, però devono venire, perché se noi ci discutiamo e ci cantiamo per l'ennesima volta, per poi fare in modo che ciò si dilunghi e nemmeno oggi si vada all'approvazione di quest'atto, la ritengo una forzatura sinceramente che ha poco a che fare con la politica e con le esigenze reali che quest'atto pone, perché quest'atto pone delle esigenze reali. Noi abbiamo delle zone di borgata del nostro territorio che sono da più di 20 anni che attendono opere di urbanizzazioni necessarie e fondamentali. Ritengo che oggi si possa fare comunque un passo importante dando forza a questo atto e facendo capire al Campidoglio che questo municipio non ci sta più ad attendere altri anni e altre consigliature, altri mandati e lasciare le nostre periferie ancora senza opere di urbanizzazione e isolati dal resto della città. Per cui io faccio veramente, invoco quest'Aula a essere responsabile oggi con tutte le aperture del caso che ho già citato, per cui se è necessario che venga emendata la risoluzione, i gruppi lo ritengono possibile, dal gruppo di SEL c'è la massima apertura, ma li vorremmo vedere appunto in aula. Per questo insomma lascio la discussione e mi auguro che si possa proseguire
in un'ottica responsabile di governo del territorio. Grazie. Allora, proseguiamo. Consigliere Stellitano. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. No, io non volevo intervenire perché io non faccio parte della commissione urbanistica e naturalmente conosco un po' il territorio perché i consorzi o decidiamo una volta per tutte di... Prego? Sì, ho capito, è tutto fa parte del pacchetto, è il metodo, dottoressa consigliera Lozzi, è il metodo che è sbagliato. E quando in aula il Presidente del Consiglio abbandona l'aula, non c'è più motivo di stare in aula in questo modo, perché il metodo di lavoro della maggioranza, il consigliere Giuliano può dire tutto quello che vuole e sta in minoranza. Era concreto quando lui stava in maggioranza al comune, che poteva risolvere i problemi del territorio. Scusi consigliere Stellitano, se rimane nell'ambito della discussione non altro. Grazie. Consigliere, io non penso che lei mi possa dire cosa devo dire. E lei mi ascolta o non mi ascolta? Guardi, penso proprio di sì, visto che sono nel regolamento, stiamo trattando di una discussione dei piani particolareggiati, discutiamo di quello, non di altro, del Presidente ricordo, che è andato via o meno. Grazie, continui sulla discussione. Io ricordo tutti i suoi interventi che ha fatto nel passato quando c'era lì Villa. Perciò io, sinceramente, pensare che al capo prima il consigliere Giuliano diceva che il dipartimento è bloccato, è tutto fermo, è stato spostato, è certo che sono stati spostati. Il buon sindaco Marino ha fatto bene, perché nella scorsa consigliatura c'era gente che non faceva bene al suo lavoro, non per niente i cittadini romani l'hanno punito, e l'hanno punito non con un mitico sindaco, un mitico candidato, con il sindaco Marino, che è una persona normale, non è un uomo che fa... Ma scusi Presidente. Consiglieri, per favore, silenzio. Madronola, Cerconi, per favore. Grazie Presidente. Vedo che è la prima volta che lei fa il Presidente del Consiglio e perciò... Quello che voglio dire è che questo metodo non va bene. Io ritengo che sia importante che questi problemi vanno risolti al più presto possibile, ma con la condivisione di tutte le forze politiche, perché non si può pensare di fare fughe in avanti. Non è possibile pensare che io voto una cosa che porta avanti il consigliere Giuliano. Ma dico il consigliere Giuliano perché lo conosco da tanti anni, abbiamo fatto tante battaglie insieme, sempre distinti e distanti. Il consigliere Giuliano non ha mai votato quello che ho proposto io e io tantomeno quello che ha proposto lui. Perciò ecco la mia preghiera all'Aula, perché il presidente dell'Aula è il presidente Villa, già il consigliere o il consigliere Tudino. Per favore, penso, silenzio in Aula, per favore, penso, pubblico, grazie. Io penso che sarebbe, quando all'inizio proponevo al Presidente Villa di aspettare e non chiudere le richieste di intervento, era uno per questi motivi, era perché sono nei vari tipi di dibattiti vediamo che c'è stato qualcosa che non va. Perciò io sinceramente rimango in aula e voterò questa proposta, perché non è il caso di fare aspettare ancora i cittadini di tutto quel problema che hanno, però non è il metodo giusto, è buttare fumo negli occhi, prendere in giro i cittadini come sono stati presi in giro per tanti anni. E perciò io sono seriamente preoccupato, no per questi giorni di consigliatura, per la prossima, perché ormai penso che questa ha preso una piega sbagliata.
sia in questa maggioranza, sia in quella minoranza, e sia il rapporto tra il territorio e i cittadini. I cittadini non ci sopportano più, non ci sopportano più, perché? Perché probabilmente, ma magari ci cascassero, però anche la minoranza non vuole mandare a casa il Presidente. Allora, il Presidente è stato eletto democraticamente, il Partito Democratico sostiene il Presidente Fantino, naturalmente il Presidente Fantino deve fare i conti con il Partito Democratico, perché che se ne dica, il Partito Democratico è stato votato. Poi la prossima volta non verranno più votati, però in questo momento la fotografia è questa. Ci abbiamo questo sindaco, ce lo dobbiamo tenere, abbiamo questo Presidente del Municipio, eccetera. Quello che voglio fare, consiglieri, è quello che noi dobbiamo fare in modo che i problemi dei cittadini li risolviamo. Quando il Presidente Cofano critica alcuni modi, Presidente Cofano, sono un anno e mezzo che lei fa il Presidente della Commissione, fa una commissione con un punto all'ordine del giorno, sarebbe da fare una commissione alle 8 e finire alle 8 di sera di quanti problemi ci sono. E non è il fatto che uno abbandona l'aula o non abbandona l'aula, il problema è politico, perché vi stiamo dicendo questa è la strada sbagliata. Grazie. Può spengere il microfono per favore? Grazie. Scusate, spingere. Consigliere Madronola, grazie. Buongiorno a tutti, ma ha rifiutato questo. Vabbè. Posso parlare? Posso parlare? Ne ha la facoltà. C'è posta per noi. Ok. Allora, no, io quello che voglio dire è una cosa. Il percorso di questa risoluzione che è passata in commissione, secondo l'iter previsto dal regolamento, la risoluzione viene depositata in consiglio, nell'ufficio del consiglio. Entro 10 giorni. Viene trasmessa alla Giunta, entro 10 giorni Giunta e Presidente devono esprimere un parere, negativo o positivo, devono esprimere un parere. La cosa che mi meraviglia è questo, che in questa risoluzione non è riportato nessun parere, né negativo né positivo e nessuna neanche in osservazione, è andata liscia. Ma la cosa che mi sta lasciando molto proprio perplesso è l'assenza della Giunta. Cioè, ragazzi, qui c'è un Presidente, 6 assessori, ma non c'è nessuno. Noi entrando abbiamo incontrato il vicepresidente del consiglio della giunta, pensavamo che si stesse sbrigando per venire in consiglio. Cioè, un atto così importante, credo che, visto che riguarda il nostro territorio, tutto lo sviluppo del nostro per gli anni successivi, credo che la presenza di un illustre rappresentante del municipio ci doveva essere. Che poi si parla di politiche ed esigenze reali, consigliere, non dico il nome perché sennò dopo replichi, cioè la tua presidente dove sta? È tornata? No, è tornata dall'Argentina, è mancata 20 giorni, un mese, quindi e non credo che non abbia letto la risoluzione o non abbia dato un parere o abbia voluto aggiungere, magari senza esprimere il parere, negativo o positivo, osservazioni, qualche cosa su questa risoluzione, perché credo che voi l'abbiate portata, o sbaglio, Presidente della Commissione Urbanistica? Io non faccio parte della Commissione, io so soltanto che la competenza su alcuni consorzi o sui consorzi ce l'ha la nostra Presidente. Lei in altre situazioni aveva detto che non era vero, invece mi dicono e mi hanno confermato che la competenza sui consorzi ce l'ha la Presidente Fantino. E chi meglio di lei, oltre al Presidente dell'Urbanistica, che non ha tutti i pieni poteri, perché parecchi poteri ce l'ha il nostro Presidente, ripeto, no? Parecchie competenze se le è trattenute la nostra Presidente, chi meglio di lei doveva essere oggi in aula e dirci che cosa era giusto o non era giusto, o magari rimettere pace all'interno di questo Consiglio, perché un Presidente del Consiglio che abbandona l'aula, non essendoci neanche un vicepresidente vicario, e lascia la presidenza
a un vicepresidente dell'opposizione la cosa è abbastanza grave. Soltanto, posso dire, io ho detto soltanto, ho chiesto di essere messo in lista per parlare, mi ha detto non posso farti parlare, ho detto ma che stiamo sotto dittatura, queste sono le parole. Perché se questa è la sala allende e dovrebbe essere democrazia, perché almeno quando fu votato l'articolo X58 fu votata per motivi d'urgenza la sala allende, oggi mi si nega l'articolo X58 per la ex stazione Tuscolana, l'ex cartiera della stazione Tuscolana, si nega di parlare perché non è prevista la motivazione d'urgenza, perché non è urgente tutto quello che sta succedendo. Scusi consigliere Madronola, sto parlando della discussione, parliamo della discussione per favore. Mi scusi presidente, rientro nei ranghi, quindi stavo dicendo tutto quel quadrante interessato, c'ha un degrado, c'ha delinquenza e tutto quanto, e noi che cosa facciamo? Non possiamo portare l'atto in consiglio perché non è una motivazione d'urgenza, però portiamo la risoluzione, portiamo due risoluzioni su proposta del consigliere Poli, con stima, quindi non è che c'è scritto, no? Quindi iniziativa del consigliere Poli, anche se io sono stato sempre contrario, perché quando per me una risoluzione fa il suo passaggio in commissione, la commissione la deve sposare, deve sparire il nome del consigliere Poli, ma no, perché il consigliere Poli, l'ho detto con la consigliera Lozzi, l'ho detto con Coglia, cioè non è giusto che girino documenti approvati da una commissione a firma di un consigliere, di opposizione, di maggioranza, quello che sia, non è bello, e questo io la ritengo, diciamo, una scorrettezza politica. Ritornando per quanto concerne i consorsi, sì, bisogna rimettere un po' d'ordine, perché effettivamente quello che sta succedendo nei consorsi, io sono 7 anni che sento parlare di consorsi, sono stati fatti anche nell'altra consigliatura diverse riunioni con i presidenti dei consorsi, però sempre gli stessi, si sono presentati 1, 2, 3, ma forse il 3 era già qualcosa, ma non si è mai deciso nulla. Perché? Perché il dipartimento è quello che dovrebbe controllare l'operato dei consorsi, è il dipartimento che dovrebbe vedere all'incirca quello che sta succedendo, come devono essere spostate le somme, gli interventi che bisogna fare con quei soldi in quei determinati quartieri, se bisogna spostare i soldi del consorzio in altre parti del municipio. Abbiamo detto tante cose, però il dipartimento se ne è sempre fregato. Il sindaco, so che è andato alla Romania, ha detto che ci metteva mano, ma noi stiamo presentando la risoluzione, ma lui le mani ancora non ce l'ha messe, forse ci dovrà mettere prima la testa delle mani, cosa un po' difficile. Per concludere dico soltanto questo, mi richiamo alla maggioranza, quello che è rimasta, perché sono rimasti veramente in pochi, cioè una maggioranza un po' mischiata, perché non è una maggioranza quella, questa è la maggioranza, perché senza di questi qua voi oggi il consiglio non lo facevate, perché se fate due conti, quindi c'avevi bisogno anche di questi poracci che stanno da quest'altra parte, consigliere Cofano, questi che danno il supporto, che stanno immischiando, stanno dando il supporto, hanno fatto passare l'altra settimana, quando abbiamo postato gli atti a firma della maggioranza, erano atti talmente importanti, via Frosticone, l'occupazione di via Frosticone, penso che siano atti abbastanza importanti, però li abbiamo condivisi, li abbiamo votati, è stato un corpo basso per la maggioranza, però c'è sta anche questo in politica, c'è anche il corpo basso. Oggi l'altro corpo basso sarà l'articolo X58, che dopo vedremo in seguito, è un altro corpo basso. Però per concludere, noi siamo d'accordo, giusto vice capogruppo? Noi siamo d'accordo, perché in commissione credo che la consigliera Tredicini, che fa parte dell'urbanistica, abbia espresso il parere favorevole, pertanto non ci possiamo dissociare da quello che ha fatto la nostra collega. Andiamo avanti, l'unica cosa, forse per chiarire, forse per far sì che c'era una maggiore condivisione di tutto quanto, una piccola interruzione, ma piccola, soltanto pure per scazzottarvi voi, perché a noi ce ne può fregare di meno se voi litigate o non litigate. Mancano 2 minuti, grazie presidente. Quindi riunirci un attimo e vedere quello che sta succedendo. Guardate, magari togliamo sto punto e mettiamo questa virgola, mettiamo tra virgolette, sarebbe stata una cosa più giusta, perché purtroppo queste due risoluzioni sono passate in un momento dove il PD stava vivendo, diciamo, una lotta interna, va, diciamola così. E pertanto non ha partecipato alle commissioni, ha abbandonato le commissioni,
E quindi voi siete andati avanti a spada tratta, giustamente, perché se non c'è chi vi controbatte, chi vi si mette contro, è normale, come abbiamo fatto noi 15 giorni fa in Consiglio, abbiamo approvato delle soluzioni che qualcuno non era d'accordo, però le abbiamo approvate. Quindi sarebbe stato bello, visto che non c'era in quel momento la condivisione in quelle due commissioni che avete fatto, visto che neanche c'è la Presidente che ci possa dire che cosa ne pensa di questi benedetti consorzi, perché è bello girare a Vermicino, a Gregna, a Romanina, girare, farsi carico, parlare con i cittadini, belli, 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 però quando è il momento di votare, quando è il momento di prendersi delle responsabilità, aspetta il pezzo di carta che noi gli trasmettiamo da qui sotto. Poi vedremo l'iter, se l'iter dopo andrà avanti o servirà solo un pezzo di carta per andare al sindaco e dire: signor sindaco, guarda, ti do il pezzetto di carta perché il mio consiglio ha votato questo. Quindi ritorno per concludere, una piccola interruzione l'avrei fatta, piccola, perché credo che ognuno di voi abbia da mettere qualche cosa, o almeno non il cappello, perché il cappello ci ha messo il consigliere Poli, cappello non voluto, per errore amministrativo ci ha messo il cappello, però intanto fatto sta che quest'atto col suo cappello è girato. Toglievamo il cappello, diventava non di iniziativa del consigliere Poli, ma inizia della prima commissione, pertanto sarebbe stato un atto condiviso anche da quella parte del PD che non vuole quest'atto di forza, forse perché ce l'ha col presidente dell'urbanistica, forse perché ce l'ha col presidente Fantino, forse perché ce l'hanno col vicepresidente Morgia. Consigliere Madronola, è finito il tempo. Ecco, grazie. Quindi, prima che si vota, ha finito il tempo. Sì, no, so, l'ultima proposta. Se voi siete intenzionati, a noi ho detto non interessa, perché per noi l'atto può andare bene così tranquillamente, può camminare da quello che ho sentito, quindi i panni sporchi vi dovete lavare voi. Però se voi volete riunire i capigruppo per definire o per aggiustare qualche cosa, Forza Italia, io come capogruppo sono disponibile a venire. Grazie. Allora, grazie consigliere Madronola. Presidente, volevo congratularmi per la sua conduzione. Grazie. Allora, prima di dare la parola al consigliere Poli per il fatto personale, hanno presentato tre emendamenti e una soppressione. Emendamento soppressivo. Sono tre punti. Ah, tre punti aggiuntivi, scusatemi. No, e poi l'emendamento uno con tre punti e questa soppressione. Non so se volete che li leggo o vi facciamo delle fotocopie? Mi perdoni, noi abbiamo chiesto già. Allora, se lei mi ha ben sentito, bisogna finire gli interventi. Dopo, quando sono finiti gli interventi, volete che vi leggo gli emendamenti o volete che vi faccio delle fotocopie? Grazie. Allora, consigliere Poli, prego, per il fatto personale. Grazie Presidente, il fatto personale non per una questione insomma di puntualizzazione, ma proprio per una questione di chiarezza rispetto a chi ci ascolta. È vero che l'estensore dei due provvedimenti sono stato io, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo, non ho nessuna difficoltà che gli atti vengano poi emanati, promulgati, resi noti tramite internet come approvazione del Consiglio, non è questo, anche perché proprio per dare giustizia e rendere merito alla Commissione devo fare qualche precisazione agli interventi che ci sono stati, cercando di essere il meno sgraziato possibile. Mi riesce poco ultimamente, però cercherò insomma di essere più aggraziato. Sì, quando la consigliera Vitrotti, soltanto se sei offeso, nessuno no, offeso. La consigliera Vitrotti ha detto che di questa cosa se ne è parlato una volta sola. No, richiamo il regolamento, un richiamo al regolamento non si può. Scusate, fare. Non il fatto personale è soltanto offesa, non è stato offeso. No, non è stato. Allora, non è stata fatta. Scusate un attimo. Allora, non è stata fatta nessuna offesa, quello sì è vero, però è stato detto, non ben compreso, hanno parlato della commissione, quindi magari è quello il riferimento
non dicendo direttamente il consigliere, però mi ha chiesto fatto personale, io faccio 3 minuti a consigliere. L'ho specificato all'inizio del mio intervento, è più per rispetto al lavoro della commissione che al mio personale, perché ci tengo poco. Quando gli interventi che mi hanno preceduto hanno rimarcato il fatto che dei consorzi e degli argomenti non se ne è mai parlato, io se ne è parlato una volta sola, ho fatto degli estratti di verbale. Il 16 settembre del 2013 il consigliere Gugliotta, che non mi sembra che sia l'ultimo arrivato, chiede al presidente, ovvero a me, di riprendere l'esame sui programmi di recupero urbano e sull'utilizzo degli oneri a scomputo dei consorzi, evidenziando che alcuni di questi, come Gregna e Centroni, dispongono di risorse anche rilevanti. Il 17 aprile 2014 lo stesso consigliere Gugliotta risollecita il presidente, considerando che il consiglio si è rinnovato, di riavviare la discussione e l'esame degli argomenti tuttora in sospeso nella precedente consigliatura, come ad esempio i consorzi. Il 20 aprile del 2014 è stata risollecitata dalla commissione. Consigliere Poli, scusi, ha finito il tempo, perché ha solo 3 minuti per fattore personale. Scusate, se mi concede solo un minuto, perché ok, un minuto però. Allora, dopo altri approfondimenti, il 5 maggio del 2014 abbiamo dedicato una intera seduta alla problematica, e la commissione è pervenuta addirittura ad una determinazione che io ho riportato pedissequamente nell'atto che un anno dopo è stato fatto, proprio perché mi erano stati chiesti dei passaggi nella commissione dei lavori pubblici. Ne sono testimoni i comitati di quartiere che sono stati colà ascoltati. Alla fine di questi passaggi, siccome era stato deciso anche in quella commissione che si sarebbe pervenuta alla predisposizione di un atto, in ossequio a quanto mi ha chiesto la commissione, io ho predisposto l'atto. Capito. Allora, grazie consigliere Poli. Allora, io volevo un attimo sospendere il consiglio per far parlare il comitato, che ha chiesto l'intervento al presidente Villa tramite mail. Non so qual è il comitato che ha chiesto, comitato territoriale, quindi chi è il presidente? Consiglio è sospeso, quindi chi vuole si avvicina. Buonasera a tutti, io in realtà sono il coordinatore della comunità territoriale del settimo municipio, che raccoglie la maggior parte dei comitati di quartiere del settimo. Allora, noi in realtà abbiamo e stiamo spingendo molto su questi due temi, piani particolarizzati e soprattutto consorzi. Sono due temi, è ovvio a tutti, collegati tra loro. Vorremmo tanto che ci fosse una maggiore compattezza nel Consiglio su alcuni temi. Riconosciamo che è vero quello che dice il capogruppo Matronala, perché onestamente alcune volte si trovano delle maggioranze, come dire, trasversali, che creano anche un pochino di confusione, però è pur vero che su alcuni temi, in particolare i consorzi che hanno una ricaduta diretta sul territorio, bisogna che ogni consigliere prenda una responsabilità politica e ci metta la faccia. Noi come comitati di quartiere ce l'abbiamo messa e stiamo provando a farlo ancora. Abbiamo provato a tutti i livelli, non solo a livello municipale, anche a livello comunale, con gli assessori competenti, il sindaco Marino che è venuto alla Romanina, a far capire che questo è un tema delicato, è un tema che per troppi anni è stato gestito in una maniera non trasparente. Chi abita nell'ex, diciamo così, borgata o zona abusive sa benissimo che i consorzi hanno certamente avuto nei primi anni di vita una loro grande valenza, perché comunque hanno avuto una valenza. Il problema grande è che poi negli anni si sono discostati sensibilmente dallo scopo per il quale erano nati, sono diventati, è sotto gli occhi di tutti, dei centri di potere sia economico che politico, e a questo punto, e soprattutto in questo momento di congiuntura economica, è ovvio che il bubbone è scoppiato.
ma non nel settimo municipio, è scoppiato in tutta Roma, perché di consorzi ce ne abbiamo tanti in tutta la città e di oneri, che sono soldi dei cittadini versati nelle casse dei consorzi, ce ne sono tanti anche nel nostro settimo municipio. Allora che i cittadini chiedano trasparenza, senza puntare il dito contro nessuno, però che chiedano trasparenza e vogliano sapere e conoscere come i loro soldi vengano spesi sul territorio, credo che sia una richiesta più che legittima. Crediamo che l'ente di prossimità, che è il municipio, debba assolutamente metterci bocca, perché politicamente ci deve mettere bocca su queste cose. C'è un'ampia disponibilità da parte dei territori, dei comitati di quartiere, a dare un contributo fattivo. I cittadini, voglio dire, sono coloro che conoscono meglio le esigenze e le istanze del territorio. Quindi su questo tema, piani particolareggiati e consorzi, noi vorremmo tanto che ci fosse una compattezza che talvolta è mancata. Vorremmo anche che gli atti eventualmente espressi da questo consiglio non rimanessero però una lettera morta. E in tal senso noi vi chiediamo, come dire, uno sforzo ulteriore, cioè di provare a seguire quest'iter. Noi ci proveremo, perché ormai ci siamo espressi su questa situazione, quindi noi proveremo a fare quello che il territorio ci sta chiedendo. Ci auguriamo che lo facciano anche i consiglieri. Non crediamo al fatto che si stia correndo, perché in realtà, insomma, dire che si stia correndo su un tema come i consorzi lascia un pochino perplessi. Noi abbiamo partecipato a diverse sedute di commissione, quindi siamo testimoni che questa cosa è stata trita, ritrita, è stata metabolizzata. Siamo, e concordo con quanto diceva il capogruppo Matrona, magari dispiaciuti sul fatto che forse sarebbe stato bene che almeno la commissione urbanistica avesse sposato per intero questi atti, dimostrando, insomma, appunto, una volontà politica diversa da quella che qualche volta viene fuori da quest'aula. Detto questo, noi vorremmo molto che questi atti venissero approvati. Se avete bisogno di fare una riunione di capogruppo, di sospendere per puntualizzare alcune cose, fate voi, ovviamente, insomma, nel vostro lecito diritto, però vorremmo tanto che si uscisse da qui con una vostra decisione, quindi con un atto politico, e possibilmente, e noi in questo vi supporteremo e lo stiamo già facendo, che quest'atto politico però avesse delle gambe per poter andare avanti. Quindi il sindaco Marino si è dovuto, suo malgrado, accorgere che c'è un problema, questo dei consorzi, perché gli è stato fatto presente. L'assessore Pucci probabilmente lo sapeva, si è dovuto accorgere anche lui che c'è un problema, e in particolare per quanto riguarda il settimo municipio ha affermato pubblicamente che stanno, appunto, rivisitando il regolamento e che verrà presentato anche al settimo municipio. Quindi noi confidiamo che anche voi possiate vederlo, valutarlo e dare il vostro contributo positivo. In tal senso noi desideriamo che questa situazione, piani particolareggiati e consorzi, che, vi ripeto, hanno una reale ricaduta sul territorio, possano essere seguiti molto da vicino da questo consiglio. Noi, come semplici cittadini, continueremo a farlo, perché ci sembra veramente, guardate, una cosa proprio di democrazia. Come ben sapete, sono i pochi soldi reali che ci sono. Sono i soldi reali che si potrebbero spendere per situazioni molto concrete, situazioni che potrebbero, non dico cambiare la vita delle persone che abitano in quei territori, però sicuramente dargli un piccolo risarcimento degli ultimi, io penso, almeno 30-40 anni, facendo, insomma, la media delle borgate di questo municipio. Quindi vi chiediamo veramente uno sforzo. Comprendiamo bene la situazione politica di questo municipio, comprendiamo molte dinamiche, ovviamente le vediamo dall'esterno, non siamo interessati a metterci bocca. Vi chiediamo però
una presa veramente personale di posizione su questi temi. Grazie. Allora, grazie al comitato. Un altro? Ah, okay, prego. Buonasera, io rappresento il comitato alluvionati di Vermicino, quindi punto 37, e provo ad avere una dialettica al di fuori dell'articolo di legge, tanto per capirci, e vorrei riferirmi alla consigliera Vitrotti, per spiegarle qual è l'urgenza. Allora, l'urgenza dell'avanzamento di questo lavoro finirebbe nel caso in cui lei questa sera mi concedesse gentilmente le chiavi del suo appartamento e io potessi venire a vivere da lei, perché io è dal 2013 che non posso usufruire della mia abitazione, e vi spiego il fatto. Allora, la zona di Vermicino è una zona che si alluviona, quindi tutti voi avete visto le immagini di Genova. Noi siamo stati Genova, soltanto che avendo creduto nel supporto veloce del nostro comune, non abbiamo voluto andare in televisione, Striscia la Notizia, eccetera, eccetera, perché ci è sembrato che da subito consiglieri e comunque rappresentanti politici ci fossero stati vicini. Allora, come entra il nostro problema in questa decisione che voi dovete prendere oggi? Ve la spiego proprio semplice, non in articoli di legge. Allora, noi abbiamo bisogno nella nostra zona di un intervento primario e strutturale, quindi non si tratta di un parcheggio o di un giardino per bambini, ma si tratta di un'infrastruttura che serve alla captazione delle acque piovane. Quando ci siamo alluvionati, 5 famiglie abbiamo dovuto abbandonare la zona, le nostre case, abbiamo perso tutto, le nostre cose, abbiamo tirato fuori i nostri bambini da 1,80 m di acqua da dentro le case. Ecco perché l'urgenza, ecco perché non abbiamo i vostri stessi tempi. Ci siamo rivolti al consorzio, abbiamo creato questo comitato e ci siamo rivolti al consorzio. Io personalmente ero certa di essere aiutata e ricevuta dal consorzio, di essere aiutata e ricevuta. Invece ci hanno sbattuto le porte in faccia, dicendo che loro non potevano intervenire in questo lavoro importantissimo per tutta la residenza. Avevano i fondi già destinati per il parcheggio, avevano i fondi già destinati per il giardinetto, se il comune non interveniva, bla 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 bla. Allora, lì i soldi ci sono, noi siamo fuori casa, siamo in una zona pericolosa dove dopo l'intervento della protezione civile sta subentrando anche un problema di sicurezza ed igiene, perché la protezione civile ha fatto degli interventi con le aperture dei fossi, ci sono delle voragini a cielo aperto e quindi noi là stiamo in condizioni di pericolosità e pericolosità anche per quanto riguarda l'igiene, perché potete immaginare che sta uscendo fuori animali e di tutto. Quindi noi chiediamo effettivamente se ad oggi, se a un anno fa, se a 2 anni fa, quando è sorto il problema, nel consorzio e i lavori che fa il consorzio potevano essere decisi dalla residenza, quindi una rappresentanza del cittadino residente, non del costruttore, perché ovviamente parte dei consorzi, i consorziati generalmente sono dei costruttori, quindi loro giustamente per loro natura hanno l'esigenza e la volontà di approvare quei lavori che portano guadagno, quindi costruiamo. Infatti dal 2008, fin quando la nostra zona era spontanea, non è mai successo nulla, ma dal 2008, quando sono cominciate ad arrivare le costruzioni autorizzate,
quindi con dei versamenti delle oblazioni nei consorzi, allora lì si è cementificato tutto, si sono costruiti palazzine, parcheggi, e da lì sono cominciati anche i problemi, perché non si è stati attenti a fare la giusta infrastruttura prima di costruire. Era stato più attento il costruttore spontaneo addirittura. No, perché appunto non è stato costruito parallelamente. Quindi questo è il nostro problema. La rappresentanza del comune dentro al consorzio, certo, perché il consorzio deve ricordare che i soldi non sono del consorzio. I soldi che approdano al consorzio sono comunque dei soldi del comune e vanno spesi a beneficio di tutta la zona, non solo dei consorziati. Quindi questo era per chiarire quali sono le nostre reali e primarie situazioni e per capire qual è l'urgenza. Noi abbiamo effettivamente urgenza, questa è un'urgenza grossa perché noi siamo fuori casa, ogni volta che piove veniamo alluvionati, e io l'altra volta quando è andata deserta questa commissione, uscendo, ho casualmente incontrato il presidente del nostro consorzio e ho voluto salutarlo, ho voluto dirgli: presidente, ci sta pensando a noi? Lui si è girato e mi ha detto: io non vi penso per niente. Quindi allora io non posso pretendere comprensione e aiuto dalla presidenza di questo consorzio, ma dalla mia rappresentanza politica sì, voglio essere tutelata e aiutata. Grazie. Allora, siccome prima è stata fatta una proposta dal consigliere Stellitano e adesso anche con gli emendamenti, metto a votazione se vogliamo. Ritiro la proposta. Sono tutti d'accordo? Per me non possiamo andare avanti senza fare nessuna mia proposta. Assolutamente. Allora, fate voi. Non gli ho dato la parola, scusi, consigliere Stellitano, grazie. Allora, mettiamo, se sono tutti d'accordo, mettiamo in votazione la sospensione del consiglio per riunirci. Vabbè, non lo so. Sono d'accordo? Siete tutti d'accordo? Sì. 10 minuti, quanto? 5 minuti, va bene. 5-10 minuti, okay. È più lunga? 5 10 minuti, va bene. Signori consiglieri, si riapre la seduta del consiglio, se ci accomodiamo. Dici che è opportuno con la presidente, è opportuno fare presenza alla presidente. Allora, scusate, nell'attesa dell'apertura del consiglio stiamo aspettando che scende il geometra Feliziani, che così ci darà un parere tecnico riguardo gli emendamenti. Quindi 2 minuti e riapriamo. Consiglieri, per favore. No, prima ce l'avevo anch'io. No, quindi andiamo con la votazione, perché c'era anche la dichiarazione di voto, quella dopo. No, dopo, prima gli emendamenti. E c'è anche su questa dichiarazione di discussione. Ok, bene. Allora, iniziamo con l'emendamento soppressivo. Iniziamo con l'illustrazione. Dal primo, se vuole illustrare ovviamente, se, va bene, se per voi va bene, per me va bene, ok, può illustrare tutto quanto. Prego, consigliere Ciaccio. Grazie, sarò conciso, presidente, la ringrazio della tempistica e dell'impegno che sta dando a dimostrazione a tutti noi di buon senso. E per quanto riguarda l'emendamento sospensivo è, diciamo, una svista, diciamo, perché non esistono le seconde controdeduzioni, esiste solo la controdeduzione, è una che viene fatta, poi viene approvata dall'Assemblea Capitolina, quindi cassare al punto B la parola seconda, ma
niente di... però per puntualità la ringrazio, abbiamo fatto bene a presentare questo emendamento. Poi per quanto riguarda invece gli emendamenti aggiuntivi, nel risolve come ultimi punti sollecitare il comune di Frascati attraverso un confronto sul conto economico per formulare e approvare una delibera di sdemanializzazione dei terreni su cui grava l'uso civico. Ho specificato e ringrazio l'ingegnere che è venuto, cioè si è recato urgentemente per darci una mano, per avere anche un parere tecnico. Condivide questo emendamento non per altro, perché nessuna opera pubblica può essere eseguita su terreni su cui gravano gli usi civici. Proprio per questo noi ritenevamo fin dall'inizio che fosse un emendamento da inserire nella presente risoluzione. Quindi questo è il primo emendamento. Poi il secondo emendamento, diciamo il rafforzativo dello stesso punto, sollecitare un incontro per definire anche la cessione delle aree interessate ad uso civico di Gregna e Passo Lombardo, perché poi del resto sono le due aree su cui gravano gli usi civici. Gli usi civici li detengono alcuni conduttori che sono residenti nel comune di Roma, ciò non toglie che devono essere pagati. Quindi questa operazione è un'operazione che va fatta al fine di garantire che su detti terreni si potranno fare in seguito i progetti presentati. Diversamente non avremo mai nulla su quei terreni, perché la Regione Lazio vuole questo. Proprio per questo informo qualche consigliere che ha consigliato di non valorizzare il terzo emendamento, che era quello di trasmettere celermente alla Regione Lazio per approvarlo. Io lo ritiro il terzo, per cui ho ritirato il terzo emendamento, quello di trasmettere alla Regione Lazio, che dovrà comunque essere fatto di rito e quindi sicuramente lo faranno ai fini della legge regionale 28 del 90, dovranno assolutamente accogliere senza fare un iter così lungo, perché quando ci sono i progetti esecutivi su terreno dove grava l'uso civico cambia automaticamente la destinazione urbanistica. Quindi se l'iter viene fatto e viene fatto celermente, avremo sicuramente qualche opera pubblica. Grazie, questi sono gli emendamenti, adesso li approntiamo a votarli. Comunque il numero 3, per non farlo estremamente ridondante, ho ritenuto di il gruppo del PD ha ritenuto di cassarlo. Grazie. Grazie Presidente. Grazie consigliere Ciancio. Allora, adesso chi vuole intervenire, uno per gruppo. Prego consigliere Giuliano. No, intervengo subito, grazie Presidente, così almeno so e scordo quello che, per riprendere ovviamente l'intervento del collega. Se questi erano i problemi per cui, no, caro collega, serviva fare una chissà quale riunione eccetera eccetera, se questo è quello che serve per partorire, ci mancherebbe altro, cioè se poteva dire in tanti altri modi. Cioè mi rendo conto che non è che è una richiesta che va a stravolgere tutto il contenuto a struttura. Poi se uno gli piace fa, come si dice, il protagonista, beh, ci mancherebbe altro, io lo capisco pure, oppure facciamo i comparsi, è la stessa cosa. Ma no, no, dico, va bene, se questo è, cioè se io immaginavo che prima della conferenza di capigruppo pensavo chissà di che cosa dovevamo parlare, un uso civico, per favore consigliere Ciancio, è quello del Gregna Passo Lombardo, vabbè, ma se poteva andare pure tramite fax, tramite mail sta notizia, sarebbe stata presa uguale, eh? Ma quando mi pare a voi, mo non entriamo nel merito. Oh. Però dico, per quanto riguarda invece il discorso di usi civici, caro collega, non è che cambia destinazione urbanistica, l'uso civico nel momento in cui entra nel piano serve per riformulare gli standard urbanistici, che è diverso, no, la destinazione urbanistica, è un'altra cosa. Per quanto riguarda la Regione Lazio, visto che mi guardava, io di là ho detto, no, tanto per essere chiari, perché c'è sempre rispetto, per amor di Dio, del ruolo, è un discorso che tutto va in Regione Lazio nel momento in cui c'è una variante al piano regolatore. Se questo è ritenuto come variante al piano regolatore, si va in Regione Lazio automaticamente. Se non viene ritenuto, perché è un piano particolareggiato che quindi non modifica il piano regolatore, ok, allora questo non va.
ma non è che lo decidiamo noi, è una procedura automatica. Per quanto riguarda poi il ragionamento con le tappi e l'altro discorso, con le tappi è una compensazione che ci siamo ritrovati, comunque se metteranno insieme e faranno un piano a chiudere, a ricucire, noi siamo ben disponibili. Quindi per quanto riguarda gli emendamenti, se questo era il problema degli emendamenti e della cosa, noi come Fratelli d'Italia siamo d'accordo. Grazie consigliere Giuliano, qualcun altro deve intervenire? Nessun intervento? Allora, possiamo portare dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto ce ne sono? Sì, sugli emendamenti parliamo sempre, ancora nessuno? Allora passiamo alla votazione. Scusi Presidente, gli emendamenti. Presidente Fantino, grazie. Mi ruba i documenti la Presidente. Iniziamo con quello soppressivo. Allora, emendamento soppressivo. Allora, favorevoli? Soppressivo. Belisario. C'è qualcuno vicino? Selidano vicino a Belisario c'è? Sì. Tre vicine come ora? Scusami. Lozzi, Coia e Giuliano, Cerconi e tredicenne. No, anche tredicenne è vero, ma scusate. Scusate. Che sono 18. Chi è contrario? Contrari, fai contrari. Contrari? Astenuti? Nessuno? Allora, 18 voti favorevoli, approvata. Ok, adesso allora, gli altri emendamenti, tutti e due, sì, possiamo farli entrambi, l'unico emendamento unico, sì, l'unica, il terzo punto che è stato cassato, e quindi votiamo gli unici due punti, quindi chi vota favorevole? Il dibattito. Era per tutto, noi intendiamo, non so se... Ok, scusatemi. Dobbiamo fare dichiarazione oppure... Ok, scusatemi, no, dicono... Dobbiamo fare dichiarazione di voto prima. Discussione... Dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Quindi votazione, favorevoli? C'è pure Madrona adesso, quindi siamo 19. C'è anche Madrona. Grazie. Ci sta corrompendo. Contrari? Controprova? No. Astenuti? 19. È stato approvato con 19 voti favorevoli. Allora. Allora, adesso procediamo con la dichiarazione di voto per l'atto della proposta di risoluzione. Unica votazione abbiamo fatto, non so se... Perché era unico. Dichiarazione di voto per la proposta di risoluzione? Prego, consigliere Giuliano. Sulla risoluzione emendata, no? Ok? Allora approfitto nel dare il parere positivo di Fratelli d'Italia, approfitto per rispondere, perché uno utilizza gli strumenti che ha, i momenti che ha, per segnalare un passaggio che prima è stato detto, no? Mi fa piacere che siamo giunti a un quadro della situazione, perché secondo me il fine è quello di poter condividere tutto quello che è possibile condividere, a differenza di chi lo porta, secondo me, perché prima è stato fatto un intervento che io non ho capito, che
è una questione di metodo, cioè il metodo qui dentro funziona se è la maggioranza che porta gli atti, oppure se sono i consiglieri che lavorano nella direzione di portare di affrontare un problema e portarlo in aula per avere più consenso possibile. Perché se è la maggioranza che deve portare gli atti, insomma, come è stato detto prima, io me lo sono appuntato, è una questione di metodo che non va bene, e allora cambia tutto qui. Allora fate il vostro lavoro, fate riunioni nelle vostre stanze, lavate i panni sporchi, i puliti, quelli asciutti, fatevi tutto quello che pare e poi venite qui e votiamo. Non mi sembra che nelle ultime occasioni questa opposizione, come diceva il mio collega prima, non sia stata utile a confrontarsi e a comunque a condividere. Abbiamo votato degli atti comunque perché era giusto votarli, quindi a prescindere dai vari posizionamenti. Questo lo dico per chiarezza, perché se il metodo è quello che la maggioranza porta e poi va condiviso, quindi nessuno è autorizzato a riflettere, a studiare o a proporre, va bene. Se questo è, però devono sapere tutti che questo è il metodo, e quindi quando vengono no andate da loro, perché sono loro che devono comunque portare le iniziative. Se poi qualcun altro le porta, sbaglia. E perché comunque sia, poi questo sistema, lo dico qui e lo lancio, perché almeno c'ho l'occasione, non riesco a avere neanche l'occasione per dirlo in altri momenti, io sarei uno di quelli che vuol parlare di tutto. Cioè, soprattutto nel discorso urbanistico, voglio parlare di tutto, io voglio parlare di Print, voglio parlare del Pinta de Morena, dei Ciampino, del Tor Fiscale, ma non si può più parlare, io non lo so. Dove si può parlare? Perché la commissione Print non si riunisce più, la commissione urbanistica non ne può parlare, io vorrei solo poter parlare di questi argomenti, che sono 3 mesi che non vengono trattati. Lo lascio alla riflessione di quest'Aula, dei colleghi, perché qualcuno sarà d'accordo con me, qualcuno meno. Però quello che alla fine è che bisogna parlare di sta roba, non è che si può lasciare 3 mesi ferma lì, ok, per problematiche. Abbiamo fatto la commissione Print, si porta avanti la commissione Print, basta. Se no, se leva la commissione Print e torna all'urbanistica, io come consigliere ho bisogno di poter parlare di certi procedimenti, di certi atti, di certi passaggi. Dove li parlo? A casa mia? Vabbè, ne parlerò a casa mia con mia moglie e mio figlio, grazie. Grazie consigliere Giuliano, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Sì? Ciancio e la DAC. Ciancio, anche lei, scusi. No, io non ho schiacciato, dopo? No, non ho schiacciato io. Prego consigliere la DAC. Grazie presidente, io la nostra dichiarazione di voto è ovviamente favorevole con gli emendamenti che abbiamo condiviso, nel senso abbiamo accettato ritenendo che fossero giusti, e forse insomma si è parlato anche per troppo, insomma sono 2 ore, tutto sommato eravamo alla fine tutti d'accordo con queste piccole cose, forse si poteva fare un po' più velocemente. Visto che sono stato così veloce però nelle dichiarazioni di voto, mi dispiace ma dovrò essere un po' scortese, ma non posso far passare però delle accuse rivolte qualche ormai minuto fa sul fatto che una parte della maggioranza avrebbe votato con la minoranza delle cose, anzi delle cose che venivano dalla minoranza. E ecco, ritengo questa cosa molto inaccettabile per 2 motivi. Uno è che io voto le cose che ritengo giuste e a favore del territorio, indipendentemente da dove vengono, come in passato è stato fatto molte volte da diverse parti di maggioranza, minoranza, quindi a volte va bene, a volte no. Dopodiché ritengo quantomeno curioso che mi si accusi di votare una cosa che arriva da una commissione, non dall'opposizione, perché nell'altro consiglio abbiamo votato solo cose che venivano dalle commissioni, mi si accusi di votare una cosa che arriva da una commissione alla cui presidenza c'è un membro della minoranza, dopo che io non ho votato né la commissione né la creazione della commissione perché non la volevo, non ho partecipato alla votazione del presidente perché non ero d'accordo su quella modalità, e ora chi ha votato un presidente di opposizione ad una commissione mi viene a rimproverare che io voto un atto che viene da quella commissione. Mi sembra che siamo proprio all'assurdo. Mi sembra che siamo all'assurdo, quindi io rimando al mittente l'accusa di aver votato con la minoranza per chissà quale motivo. Consigliere Ladaga, però rimaniamo in tema della dichiarazione di voto, per favore, grazie. Votiamo favorevolmente a questa risoluzione, come abbiamo votato nell'altro consiglio gli atti che ritenevamo giusti per il territorio e che arrivavano dalle commissioni. Grazie. No, scusi. Scusi consigliere Giuliano, per favore, già ci siamo dilungati molto per questo consiglio, per questa...
Consigliere Ciancio doveva... Faccio la dichiarazione di voto, grazie. L'aveva alzata? Ha alzato un dito. Sì, prego. Tre minuti, no, ma di meno. Naturalmente votiamo favorevole a questa risoluzione, ve l'avevamo già detto dall'inizio. Vorrei solo ribadire il fatto che non si tratta di punto che non ha una determinazione importante. L'uso civico ha una determinazione molto importante e naturalmente non era una questione che si mandava via fax oppure perché qualcuno vuole avere la primogenitura, assolutamente. Non è questo, volevo confortare il consigliere che mi ha preceduto, quindi il Partito Democratico voterà convintamente questa risoluzione. Per tutte le altre risposte ne parleremo magari in altra sede e vedremo quello che possiamo fare. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Come gruppo misto esprimerò un parere in maniera positiva, favorevole quindi. La cosa che vorrei solamente puntualizzare, visto che oggi c'è stato un grande esplauso, forse perché ci sono cittadini, quindi ognuno ha voluto fare una bella, no? Un'immagine di se stesso. Poi magari per quanto riguarda la commissione print e tutto il resto se ne potrà parlare, perché io non ho difficoltà a dire quello come sono andate le cose e perché l'ho portato avanti io. E l'ho portato avanti io per cercare una trasparenza che in quei giorni non avevo trovato, quindi è una cosa per i cittadini, perché il print... Sì, ma io non ho neanche problemi di dire che, e già ho chiesto conferma anche al Presidente, se magari facciamo una riunione per decidere cosa si deve fare, perché chi aveva fatto questo passaggio per una questione di trasparenza, oggi trovarsi a non dover parlare, quindi sicuramente dovrà poi fare delle scelte diverse, perché la mia spinta era quella di trovare una trasparenza maggiore, al momento non se ne può più parlare, quindi in maniera onesta e corretta e anche con una forma di responsabilità si dovrebbe cominciare a trovare una soluzione per i cittadini, perché noi qui siamo in rappresentanza dei cittadini, quindi le nostre battaglie, ci possiamo chiudere in una stanza magari e fare anche a botte, ma quello che dobbiamo sempre tutelare sono i cittadini. Ma io ritengo che poi questo, i cittadini sono persone molto intelligenti, quindi sicuramente qualche consigliere poi verrà ripagato nella prossima consigliatura. Grazie. Grazie consigliera Lenci. Prego consigliere Madronola. Grazie Presidente. Allora, Presidente, mi scuso perché lei prima l'ho attaccata fortemente perché mancava lei con tutta la sua giunta, ma evidentemente sicuramente eravate impegnati in altre faccende, quindi è giusto che l'assenza è giustificata. Come ho detto prima, oggi abbiamo dato un bello spettacolo nel senso di unione, perché visto sono bastati due emendamenti per far sì che tutta la maggioranza, l'opposizione si ricompattasse e qualcuno bene o male mettesse quel pezzetto di cappello sopra questa risoluzione. Tu leva il nome tuo e non lo fa più girare, perché mi sembra una cosa più giusta. Per quanto concerne, scusate se mi divolgo un attimo, però per quanto concerne la Commissione Legalità e Sicurezza, di cui io sono un emerito presidente, scusate, però non è che abbiamo votato due atti che abbiamo creato dei mostri, abbiamo votato due atti in commissione che andavano a beneficio di tutto il territorio, di quella parte del territorio. Pertanto io, le critiche che vengono da dietro le spalle o da fianco le spalle, me ne fotto se una cosa, scusate il termine futto, se la cosa serve per il beneficio del territorio. Poi se la Presidenza è andata all'opposizione, ben venga, significa che anche voi, siccome legalità e sicurezza e pertanto è una commissione che sta lavorando abbastanza bene, non vedo perché debba andare a voi, che ci avete 15 commissioni, 8 print, elette, controelette, print. Scusi consigliere Madronola, rimaniamo in dichiarazione di voto. Ho detto prima tanto, fammi sfogare un attimo, no? Vabbè. No, pensavo che fosse il Presidente, mi dava un po' più di spazio, invece è peggio di Villa. Vabbè, comunque detto ciò, chiudo un attimo per richiamare prima una signora molto prima ci ha attaccato dicendo che i consiglieri da parte politica per quanto riguarda Vermicino se ne sono, non dico fregati, ma si sono tenuti un po' alla larga. Non è vero, questo lo devo dire perché parecchi consiglieri sono andati sul posto, io posso dire
io dico, anche se non si dice io, però posso vantarmi di aver mandato alle 3 di notte la protezione civile per fare quello che è stato fatto, ma la colpa, lo ribadisco, e fortemente, anche se qualcuno prima mi ha accusato, mi ha detto ma che ci mangi con i consorsi, no, non ci mangio, ci lavoro, se è possibile, politicamente, non li conosco tutti quanti, ne conosco uno, due o tre, ma non ci sono mai andato a pranzo e non ci ho mai preso nulla, cioè neanche un regalo dell'agnello di Natale. Allora voglio dire, no, voglio dire, questo per dire, per dirvi, di Pasqua, vabbè, la pecora uguale, per dirvi che la parte politica non si è disinteressata, la parte politica ha lavorato sia come opposizione, come maggioranza, sono venuti tutti a farsi chi belli, chi brutti, però tutti sono venuti a vedere il problema. Quel problema, io lo stavo dicendo prima al Presidente, io ne sono venuto a conoscenza agosto, ma non credo che sia l'allagamento sia soltanto d'agosto del 2014, ma venga da molto lontano. E a questo consiglio non è mai pervenuto nulla, anche ai vecchi consiglieri, può darsi pure che io sono anziano e quindi può darsi che la mente mi comincia pure... Consigliere Madrona, scusi, ha finito il tempo. No, sono no, passati... no, perché questo è il fatto personale, no. Di 2 minuti. No, non possiamo entrare nel fatto personale, mi dispiace, no. Chiudo. No, chiuda per favore, se no gli devo togliere la parola. Chiudo. E il problema è un altro soltanto, piccolino, e vi voglio dire, il problema non è il consorzio, il problema è colui che deve obbligare il consorzio a fare determinate opere. Se il consorzio non viene obbligato, le opere il consorzio non le fa. Allora io mi chiedo sempre, tra parentesi, per quale motivo il dipartimento che è quello competente su determinate opere non obbliga il consorzio a fare quelle determinate opere, che togli la Z, metti la Z, leva la X, aggiungi, perché non lo fa? Perché evidentemente... non ci vogliono 100.000 euro come qualcuno ha detto prima, con 100.000 euro andiamo avanti, no, ce ne vogliono molti di più, e il dipartimento questi soldi deve cacciare. Madrona, la dichiarazione di voto per favore. Vabbè, continuo dopo, la seconda parte vi sistemo dopo. E che poi, hai votato favorevole alla commissione, giustamente voto favorevole anche qua. Ok, giusto, no, grazie. Allora, grazie consigliere Madrona. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà a favore della risoluzione, voterà a favore come lo ha dimostrato anche votando gli emendamenti, ribadendo che non c'è nessun cappellino, perlomeno da parte del nostro gruppo, se non quello di dare credibilità a quest'Aula affrontando un problema che va avanti da più di 20 anni e di cui è giunto forse il momento di farsene carico, di concerto tra municipio e amministrazione centrale. Per questo ribadisco che è un atto che si sarebbe potuto tranquillamente votare in prima convocazione lo scorso consiglio, e pertanto oggi ritengo sia un fatto positivo che quest'Aula si esprima in questo senso. Grazie. Grazie consigliere Cofano, non ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Allora, favorevoli alla risoluzione emendata, scusate. Allora, 19 voti favorevoli, quindi è passata la proposta di risoluzione emendata. Contrari, riprovo. Contrari. Ah, scusami, contrari? Astenuti? Ok. Risoluzione approvata.